Amici sportivi amanti del grande calcio dilettanti, in diretta dal Carlo Angeletti, la 27esima giornata del girone E di Serie D, Sinalunghese contro Follonica Gavorrano. Il buon pomeriggio a tutti, è targato Radio Epicentro da Francesco Benincasa e Mario Gevolini. Mario, siamo alla 27esima giornata del girone E di Serie D, siamo sempre più vicini alla conclusione di questa stagione che quest'oggi vedrà l'ultima partita del girone prima di permettere per le prossime due settimane lo stop, che appunto permetterà alle squadre di tutti i gironi della Serie D d'Italia di poter rimettersi in pari con le partite. Quindi per molte squadre vorrà dire uno stop di 15 giorni dove potranno recuperare gli eventuali acciaccati, come ad esempio per la Sinalunghese saranno 15 giorni importanti per recuperare Pierangioli, per recuperare insomma diversi giocatori che fisicamente nelle ultime settimane sono stati fuori. Ne parleremo nel corso di questo per partita. Per altre squadre saranno 15 giorni importanti, perché si giocheranno in 15 giorni chi addirittura insomma 9 partite con oggi. Sì, sicuramente tante squadre avranno una classifica più delineata alla fine di queste due settimane, avremo anche noi un'idea più chiara della classifica, che insomma fino a questo momento è stata molto, molto altalenante, anche per via dei tanti stop, per via dei contagi del Covid. Però oggi c'è una partita, oggi c'è Sinalunghese Gavorrano e sarà sicuramente importante per entrambe le squadre riuscire a portare via punti. Andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati di domenica scorsa, due turni fa, perché poi c'è stato l'infrasettimanale di mercoledì e vedremo subito dopo i risultati che si sono appunto consumati. Partiamo con quelli del 25esima giornata, giocata tra sabato 10 e domenica 11 aprile. Il Montevarchi ha pareggiato in casa 3-3 contro il Trestina, il Trastevere ha perso 2-3 contro il San Donato, il Calcio Flaminia, questi adesso i risultati che si sono avuti domenica, il Calcio Flaminia che ha perso in casa 3-2 contro la San Giovannese, il Foligno che ha perso 1-2 proprio contro il Follonica Gavorrano, l'Ostia Mare che pareggia in casa 1-1 contro il Grassina, la Pianese che pareggia il derby di Siena 2-2 contro il Lornano Badesse, il Siena che è tornato a giocare domenica scorsa dopo un lungo periodo di stop, ha vinto in casa 2-0 contro il Cannara, ha vinto e convinto, mi verrebbe da dire, per la prestazione che hanno avuto gli uomini di mister Alberto Gilardino, e la Sinalunghese che ha perso in casa 2-0 contro il Monte Spaccato, e il Tiferno che perde in casa 3-1 contro lo Scandicci, risultato un po' inatteso visto appunto la differenza di classifica che c'è tra le due squadre. Andiamo a vedere subito quelli che sono stati i risultati invece che si sono avuti nel turno infrasettimanale giocato mercoledì 14 aprile, valido per la 26esima giornata. L'Aquila Montevarchi ha stravinto 3-0 in casa contro il Foligno Calcio, il Cannara ha pareggiato 0-0 nel derby umbro contro il Tiferno, il Follonica Gavorrano che ha perso 1-0 in casa contro il Siena, però per chi ha visto la partita, per chi ha seguito il match, un risultato che comunque poteva essere condito anche alla fine da un pareggio, visto che il Follonica Gavorrano ha preso un palo proprio nei minuti finali del match con Mencagli, grandissimo sforbiciata da parte dell'attaccante del Follonica Gavorrano che si è stampata sul palo, e il gol del Siena insomma sembrava anche in fuorigioco il gol portato dai bianconeri, però fatto sta che secondo il direttore di gara insomma è stato regolarizzato, e quindi il Siena che ha vinto 1-0, il Grassina che pareggia 1-1 in casa contro la San Giovannese, e l'Ornano Badesse che ha pareggiato 2-2 contro l'Ostia Mare, pareggio che poi è costata la panchina a mister Vitalino Bonuccelli, Mario. Sì, panchina che subisce un cambio, quella dell'Ornano Badesse, ora si siederà proprio da oggi mister Rigucci, quindi insomma un cambio dopo dei risultati, dopo la ripartenza dal Covid, non proprio positivi, che hanno portato all'esonero proprio di Vitalino Bonuccelli. Monte Spaccato che ha perso in casa il derby romano contro il Calcio Flaminia per 2-1, il San Donato che ha stravinto 4-1 contro la Sinalunghese, da annoverare un altro da sottolineare il fatto che la Sinalunghese in questa partita ha errato, ha toppato il settimo rigore stagionale. Stava già 4-0 per il San Donato, probabilmente non avrebbe inciso più di molto sul risultato del match, però sicuramente sulla condizione mentale dei rigoristi della Sinalunghese, perché 7 rigori in stagione falliti, se non erro a questo giro ha sbagliato Menchetti, colui che si era proprio procurato il calcio di rigore. Beh, sono tanti, Mario. Sono tanti e hanno portato via tanti punti alla squadra di Sinalunga, che insomma deve lavorare su questo fondamentale, ma
diciamo, un rigore sbagliato in una partita completamente storta, approcciata male, giocata non bene dagli uomini di Mister Marmorini. Unica nota positiva credo sia il gol di Del Trombesi, giovanissimo. che insomma, dopo una bella azione personale, è riuscito a concludere e a segnare il 4-1, il gol della bandiera. Sì, Trombesi è un giocatore, un classe 2002, cresciuto proprio nel vivaio della Sinalunghese, quindi alle prime esperienze con i grandi, trovare il gol nonostante una giornata storta per la Sinalunghese, che poi tutto sommato era partita anche abbastanza bene perché ha preso anche un palo con Damian Sciacca. Poi è chiaro, il San Donato è una squadra forte, lo sappiamo, si è messa bene per il San Donato e poi la Sinalunghese non è stata in grado di ribaltare il risultato. Lo Scandicci che ha pareggiato in casa 0-0 contro il Trastevere, Mario, perché qui si giocava a Scandicci si giocava la ultima della, insomma, una delle ultime della classe contro il La Trastevere, capolista. contro la capolista, e quindi è stato un risultato importantissimo per la formazione fiorentina. E il Trestina che ha perso in casa 0-1 contro la Pianese. Nella Pianese settimana scorsa esonerato per motivi disciplinari l'allenatore, già da appunto domenica scorsa, da mercoledì e per quest'oggi c'è il nuovo mister, insomma, che era il secondo per i bianconeri. Andiamo a vedere subito quella che è la classifica aggiornata dopo questi risultati che vi abbiamo fatto vedere. Ancora in testa troviamo il Trastevere, però attenzione signori, perché Trastevere che ha riaperto il campionato con queste ultime settimane, merito anche dell'Aquila Montevarchi che veramente ha un rullino di marcia da grande. Aquila Montevarchi schiaccia Sassi nelle ultime partite, è riuscito ad infilare tanti risultati utili consecutivi e ora si trova proprio a 3 punti dalla capolista con una partita in meno. Oggi Esatto. si giocherà Trastevere Aquila Montevarchi, quindi insomma Beh, direi un grandissimo match di cui ci si parleremo. gioca il campionato quest'oggi a Trastevere. Parleremo tra pochissimo anche del turno di quest'oggi. In terza posizione troviamo a pari merito il Tiferno e il Trestina a 40 punti, 2 punti indietro a 38 troviamo il Cannara e poi c'è il San Donato Tavarnelle con una partita da recuperare a 37 con pardon, sì, una partita da recuperare, 2 partite da recuperare a 37 punti insieme alla Pianese e il Siena a 36 che però ha diverse partite da recuperare insieme a San Giovannese e proprio Follonica Gavorrano. A 32 punti troviamo il Monte Spaccato, a 30 punti l'Ostia Mare e il Lordano Badezze, a 29 punti il Calcio Flaminia, 28 punti per il Foligno Calcio, 22 punti per lo Scandicci, 21 punti per la Sinalunghese, 19 punti per il Grassina. Diciamo che zona playoff, zona playout ancora molto aperta, molto viva, anche perché ci sono le voci che ancora non ufficializzate. Però che sembra che per ogni girone di Serie D ne retroceda una in meno, quindi anziché delle classiche 3 squadre che dovrebbero retrocedere come ogni anno da ogni girone di Serie D, sembra che ne re dovrebbero retrocedere soltanto 2, però ripetiamo ancora una voce da confermare poi dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sì, questa classifica si può analizzare benissimo guardando dal Follonica Gavorrano in su, che insomma i passi falsi delle Umbre delle ultime settimane hanno permesso insomma a squadre più indietro come il Gavorrano, il San Donato, il Siena di riuscire a riportarsi in zona alta di classifica, a ridosso dei playoff, mentre dal Monte Spaccato in giù ci si giocano i playout e sarà difficile comunque già da ora riuscire a definire insomma un po' quelle che saranno le squadre candidate proprio a retrocedere, perché è sempre tutto molto aperto, è sempre tutto molto giocato. Andiamo a vedere quello che è il turno che si giocherà quest'oggi, in questa domenica 18 aprile, 27° turno di questo girone di Serie D. Si affronteranno Calcio Flaminia contro Cannara, Foligno contro Tresina, Ostia Mare contro Monte Spaccato, Pianese contro San Donato Tavarnelle, San Giovannese Scandicci, Siena contro Lornano Badesse. Questo è il primo big match di giornata, perché insomma il derby senese, dove il Siena deve riscattare la bruttissima prestazione nel derby d'andata nel campo del Badesse. Sinalunghese contro Follonica Gavorrano, che seguiremo insieme sulla pagina Facebook della Sinalunghese, Tiferno contro Grassina e poi c'è davvero il match di cartello di quest'oggi, Trastevere contro Aquila Montevarchi, partita che potrebbe voler dire un'intera stagione per entrambe le formazioni, anche se poi mancano ancora diverse partite alla fine del campionato, sempre meno, ma ancora ne mancano diverse, quindi diciamo che un risultato scomodo per qualsiasi delle due lascia aperto ancora il campionato. Lascia aperta ancora il campionato e soprattutto questa partita incide tanto a livello psicologico, perché comunque una vittoria del Trastevere taglierebbe un po' le gambe all'Aquila Montevarchi, che nonostante
abbia una partita in meno, si potrebbe riportare comunque a 3 punti, però insomma, poi anche mentalmente è difficile, mentre una vittoria per il Montevarchi affosserebbe un po' il Trastevere, che ultimamente non sta facendo molto bene. Andiamo a vedere quello che è il match di quest'oggi, che commenteremo insieme, Mario, quello tra Follonica Gavorrano e Siena Lunghese. L'abbiamo detto, il Follonica Gavorrano arriva dalla sconfitta casalinga contro il Siena, quindi è vogliosa di riscattare una stagione molto altalenante per il Follonica Gavorrano, che era sicuramente partita come, perlomeno sulla carta dai tabloid, data come una delle favorite di questo girone, visto appunto la storia che ha il Gavorrano più che altro, il Lega Pro e poi dall'unione di 2 anni fa con appunto il Follonica Gavorrano, che comunque ha fatto anche un mercato importante quest'anno. Sì, poi comunque questo viene avvalorato comunque negli ultimi 10 anni, 5 volte, 5 stagioni hanno fatto la Lega Pro, quindi insomma è una squadra che ci tiene a riportarsi in quel tipo di campionato, vuole salire a tutti i costi. Non è semplice perché ci sono tante squadre, soprattutto quest'anno, che ambiscono al salto in classifica, quindi insomma non è semplice per le squadre riuscire a spezzare il campionato. Ci cioè, ha provato il Trastevere, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane ha dovuto fare un passo indietro. Per quanto riguarda il Follonica Gavorrano, da annoverare che è subentrato a mister Favarin Marco Cacitti, un uomo, una figura che comunque non è nuova a Gavorrano. Non è nuova perché comunque lui era già all'interno della società, se non sbaglio era uno dei dirigenti che pensava al settore giovanile. Lui era comunque sulla panchina del Gavorrano nella stagione 18-19, diciamo da dicembre in poi è stato sulla panchina del Gavorrano, che poi ha conquistato la promozione in Lega Pro, in Serie C. Quindi insomma è un allenatore che a Gavorrano insomma è sempre ben visto e approvato, sta provando a dare la scossa ai ragazzi che nelle ultime partite prima dell'esonero proprio di Mister Favarin erano un po' in calo. Sì, tra l'altro Mister Cacitti proprio con il Gavorrano si è giocato anche i playoff in Serie D, poi persi sul più bello contro il Ponzacco, però insomma un allenatore di esperienza che ama molto il 3-5-2, l'abbiamo visto anche nella partita contro il Siena, è partito con un 4-3-1-2 per poi trasformarlo in corso d'opera in un 3-5-2 con degli esterni molto forti come ad esempio Grifoni che spinge molto, là davanti il trequartista Lombardi, insomma grande giocatore, c'è qualità in questo Follonica Gavorrano. C'è qualità, però spesso non basta, no? La sola qualità, perché sono partite, spesso si trovano partite anche sporche e bisogna dare sempre il 100%, sia a livello tecnico che a livello fisico. Parliamo invece della Siena Lunghese, una Siena Lunghese che nelle ultime settimane sembrava in ripresa per quanto, non tanto per i risultati conseguiti poi sul campo, ma più che altro per le prestazioni, per la mentalità che gli uomini di Mister Marmorini avevano rimesso appunto proprio nel terreno di gioco, tutto bruciato nella prestazione di mercoledì contro il San Donato. Eh sì, Tutto in parte, diciamo in parte bruciato. tutto in parte, però comunque sono state le ultime 2 partite, 2 sconfitte che insomma si sono sentite molto a livello mentale negli uomini di Mister Marmorini. La sconfitta col Monte Spaccato insomma ha dato sicuramente poco morale ai rossoblù. La sconfitta mentre di mercoledì davvero lì è peccato proprio il livello mentale di approccio alla partita dopo il gol subito, perché fino al momento del gol la Siena Lunghese non aveva giocato una brutta partita, era in partita, stavano comunque cercando di rispondere colpo su colpo al San Donato. Poi dal gol subito sono regressi i giocatori di Mister Marmorini e sono rimasti un po' in balia del San Donato. Tra l'altro Mario, curiosità, abbiamo accanto a noi proprio nelle postazioni due giocatori fondamentali per questa Siena Lunghese quest'oggi fuori, causa piccolo infortunio, vediamo accanto a noi Doka Bjorn e Cerofolini, insomma un centrocampista centrale che quest'anno ha fatto vedere buone cose e un Doka Bjorn che è stato proprio l'autore dell'1-1 all'andata contro il Follonica Gavorrano. Sì, poi comunque un giocatore che Marmorini schiera spesso perché è un giocatore di gamba sull'esterno, può dare tanto alla fase offensiva della Siena Lunghese, e Cerofolini è un giocatore fondamentale per il centrocampo dei rossoblù, comunque dà sempre tanta quantità alla manovra,
e alla fase difensiva della Siena Lunghese. Andiamo a vedere quindi le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo quella dalla formazione della squadra ospite, il Follonica Gavorrano, che noi abbiamo ipotizzato con un 3-5-2 in porta Ombra, i tre difensivi Dierna, Ampollini e Bruni, i cinque di centrocampo Grifoni, Berardi, Losicco, Staiano e Luzzetti, là davanti Lombardi e Mencagli. Beh, noi mettiamo sempre le mani avanti dicendo che questa è la nostra ipotesi di formazione. Poi probabilmente Grifoni l'abbiamo sempre visto sull'out di sinistra, però sappiamo che Luzzetti è un terzino sinistro, quindi l'abbiamo cercata di riadattare così. Poi vedremo se sarà un 4-4-2, un 4-3-1-2, insomma vedremo un po'. Sicuro è che Mencagli è una prima punta e Lombardi è una seconda punta trequartista, che però quest'anno ha giocato anche spesso al centrocampo. Sì, spesso al centrocampo, anche un po' per via dell'emergenza e dei tanti infortuni che ci sono stati. Quest'oggi gioca Umbra alla sua quinta presenza in questo campionato di Serie D, la terza da titolare. Insomma, lui ha conquistato due clean sheet finora in questa stagione. Vedremo come farà questo giovanissimo portiere del Follonica Gavorrano. Francesco Ombra, classe 2002, quindi questo vuol dire che il Follonica Gavorrano potrà, tra virgolette, schierare un vecchio in più in campo, anche se quest'oggi secondo portiere, solitamente primo, Luca Trombini, è un classe 2001. Quindi da inizio stagione il Follonica Gavorrano ha voluto puntare su una quota in porta. Sì, è importante perché comunque ti permette di schierare un over in più in campo. Se si ha una quota in porta forte, insomma, è sempre un valore aggiunto. A disposizione di mister Cacitti troviamo proprio Trombini, Battistoni, Apolloni, Tomassini, Farini, Zini, tra l'altro fratello gemello dello Zini, che gioca attaccante nella Pianese. Zini invece è difensore, quindi è bello queste storie del calcio dove due gemelli si ritrovano nella stessa categoria, uno da attaccante e uno da difensore. Ricorda molto un po' la storia dei fratelli Milito, che si sono spesso affrontati anche in dei derby molto focosi. Poi troviamo Spadafora, Valerio e Vai. Andiamo a vedere invece quella che sarà la formazione schierata da mister Marmorini per la Siena Lunghese. Abbiamo già detto che la Siena Lunghese ha delle assenze pesanti, tra cui Tommaso Pierangeli, che ancora non sarà a disposizione per Simone Marmorini, che scenderà in campo con un 4-4-2. Marini tra i pali, Meoni, Minchetti, Fanetti e Tenti a schierare là dietro la linea difensiva, Redi, Pietro Battista, Trombesi e Mangiarati i quattro di centrocampo, davanti Sciacca e Doca Brent. A disposizione del mister rossoblu Garbinesi, Corsetti, Papa, Minocci, Romanini, Cassagni, Ferretti, Bucaletti e Toni Vasser. Mario, torna Redi a disposizione, che sembra essere il giocatore della quale in questo periodo la Siena Lunghese non può fare a meno. Sì, è uno di quei giocatori imprescindibili, ti dà lo strappo in fase offensiva, è bravo nell'uno contro uno, quindi insomma è uno dei valori aggiunti della Siena Lunghese. Importante anche il recupero di Minocci in panchina, che comunque stava facendo molto bene nelle partite prima dell'infortunio. Quest'oggi dietro alle spalle di Doca si muoverà Sciacca, che tanto aveva fatto bene nella partita con l'Ornano Badesse. Vedremo se si riuscirà a ripetere l'attaccante argentino. Premiato il classe 2002 Federico Trombesi dopo il gol, ma anche dopo la prestazione, perché è subentrato in campo mercoledì contro il San Donato e comunque ha fatto bene. Sì, un po' per emergenza, perché comunque fuori Cerofolini, fuori Minocci, comunque recuperatore dall'infortunio, è stato premiato con questa maglia da titolare allo scapito di Romanini, che comunque avevamo visto ogni tanto titolare nell'11 di mister Marmorini. Ti chiedo una domanda che più o meno ti faccio sempre: che partita ti aspetti quest'oggi sia dal Follonica Gavorrano, ma soprattutto dalla Siena Lunghese? La Siena Lunghese dovrà riuscire a dimostrare di esserci mentalmente nella partita e a rispondere colpo su colpo contro una squadra dall'assoluto valore tecnico. Il Follonica Gavorrano sicuramente cercherà di fare la partita, di mettere in difficoltà gli uomini di Marmorini. Vedremo se riusciranno a respingere colpo su colpo e insomma portare via tre punti, che a questo punto della stagione sono fondamentali. Abbiamo visto delle difficoltà nella Siena Lunghese, soprattutto in quelli che sono i calci piazzati a sfavore, chiaramente, e questo quest'oggi potrebbe essere un fattore di rischio, perché comunque il Follonica Gavorrano ha il cannoniere Emilio Dierna, il capitano ex pianese, che è un difensore centrale, quindi supponiamo che sia un giocatore molto abile sul colpo di testa nelle palle native. Beh sì, è uno dei fondamentali su cui sta subendo maggiormente la Siena Lunghese. Prende sempre nelle ultime partite ha preso sempre un gol da palla inattiva, quindi magari è il momento di
cambiare anche il tipo di marcatura all'interno dell'area di rigore per riuscire, insomma, a sopperire a questo fondamentale che sta colpendo sempre più spesso la Sinalunghese. Noi ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo in diretta qua dal Carlo Angeletti di Sinalunga per vivere insieme le emozioni del match tra Sinalunghese e Follonica Gavorrano.
La Siena Longhese non vince in casa dalla partita contro il Siena, era il 7 febbraio, sono passate esattamente 10 partite e 9 settimane ed è oggi chiamata a riscattare la brutta prestazione contro il San Donato. Dall'altra parte c'è il Follonica Gavorrano alla caccia di 3 punti dopo la sconfitta proprio contro il Siena in una stagione partita con grandi ambizioni, ma portata avanti con alti e bassi. Di nuovo il buon pomeriggio da Francesco Benincasa e Mario Zevolini. Mario, due squadre alla caccia di 3 punti per chiaramente ambizioni e speranze diverse. Il Gavorrano cerca questi 3 punti per rimanere aggrappato a quello che è il treno dei playoff. Dall'altra parte invece la Siena Longhese alla caccia di 3 punti, casalinghi che mancano da tantissime partite proprio contro il Siena e che servono per cercare questa corsa al playout e poi provarsi a giocare il tutto per tutto per la salvezza in Serie D. Servono tantissimo questi 3 punti, anche perché quelle dietro e quelle davanti corrono tanto, corrono forte, Scandicci e Grassino comunque sono in ripresa, oggi 3 punti fondamentali. Da sinistra verso destra attaccherà la Siena Longhese in completo bianco, da destra verso sinistra invece il Follonica Gavorrano in completo scuro, in completo nero con rifiniture in oro. Primo possesso sarà per il Follonica Gavorrano, che vedremo come scenderà in campo, con quale modulo. Noi abbiamo ipotizzato questo 3-5-2, ma vedremo nell'arco del primo tempo se sarà così che mister Cacitti ha optato per la sua formazione. Sì, può essere anche un 4-4-1-1, vedremo come si disporranno gli uomini. Tutto è pronto qua dal Carlo Angeletti, arbitrerà la gara il signor Nuzzo Simone della sezione di Seregno, coadiuvato da Niccolò Antonio della sezione di Milano e Galasso Umberto della sezione di Torino. Ultimo check da parte del direttore di gara e ci siamo, è iniziato così il match tra Follonica Gavorrano e Siena Longhese. Il Follonica Gavorrano che gioca la palla subito sul Lombardi, che prova a scaraventare in avanti, ma Minchetti allontana con la testa. Ancora un attimo di confusione, c'è il primo offside chiamato dal secondo assistente, signor Galasso, credo su Mencagli, credo sia stato lui ad andare oltre la linea dei difensori della Siena Longhese. Sì, si è mossa bene la difesa della Siena Longhese, è subito salita dopo questo primo lancio da parte di Lombardi. Mario, rispetto alla formazione che abbiamo fatto vedere prima, Losicco mi sembra giocare da seconda punta e Lombardi invece arretrato sul centrocampo con il numero 8 Berardi a fare il play di centrocampo. Sì, e comunque magari in fase difensiva sarà un 4-4-1, poi magari in fase offensiva si spingeranno in avanti con 5 centrocampisti. Potrebbe essere anche un 4-3-2-1 con Lombardi e appunto proprio Losicco dietro all'unica punta Mencagli. Attenzione qua proprio all'autore del gol di mercoledì, Tombese, che è andato alla conclusione debole, para senza problemi l'estremo difensore ombra. Sì, però è importante riuscire ad approcciare subito bene la partita, anche questo tiro magari può togliere un po' di tensione iniziale dall'esordio per Tombese. Si gioca palla alta qua sia tra Siena Longhese che Follonica Gavorrano. Vediamo qua il numero 23, proprio Losicco, a mettere giù. Bravo però il numero 11 della Siena Longhese, Josef Mangiaratti, a recuperare. E poi Papa che tira addosso. Tenti, che tira addosso ad un giocatore del Follonica Gavorrano, il numero 7 Giulio Grifoni, che mercoledì abbiamo visto sull'out di sinistra. Invece quest'oggi, come avevamo ipotizzato, gioca sull'out di destra. Meoni si accentra con la palla e torna indietro da Marini per non rischiare sulla pressione di Lombardi. Sì, non pressano subito alto gli attaccanti del Follonica Gavorrano, ma aspettano ad iniziare ad attaccare magari dalla metà campo, qualche metro più avanti, i difensori della Siena Longhese. Palla che è tornata nelle mani di Ombra, si fa vedere corto Bruni, servito adesso, poi va a verticalizzare su Lombardi. Prova la spizzata per Mencagli, la palla è buona, però Meoni anticipa il numero 9, ex San Giovannese. Anche Mencagli è uno dei giocatori che ha il fratello che gioca sempre in Serie D. E qua attenzione a Brett che lancia a lungo, Mangiaratti non controlla bene, scende bene in difesa Grifoni che poi allontana, però Fanetti anticipa la palla che torna proprio su Mangiaratti, si accentra ad allargare su Sciacca. Fa buona guardia prima Bruni e poi Ombra. In precedenza buonissimo lo scambio tra Doca Brent e Mangiaratti, è mancato proprio l'ultimo aggancio all'ultimo numero 11 della Siena Longhese.
Tanto ha provato ad impostare Berardi con il sinistro, palla imprendibile per Luzzetti. Di ruolo terzino sinistro, quest'oggi gioca tutta fascia sull'esterno proprio a sinistra. Redi, prima palla toccata dal numero 7, non controlla bene Nicolas Redi, che mercoledì è stato a riposo, visto che già dalla partita di domenica scorsa contro il Monte Spaccato aveva accusato dei piccoli problemi alla schiena, quindi non è stato rischiato mercoledì nella trasferta di San Donato. Sì, vedremo chi uscirà a marcare proprio Nicolas Redi del Follonia Gavorrano, magari sarà proprio Bruni, si staccherà uno dei centrali per andare in marcatura sul numero 7 rosso-blu. Probabilmente arriverà sicuramente il raddoppio di Luzzetti, intanto Marini ha servito Mangiaratti, attaccato da Ampollini, chiude bene Ampollini e Grifoni, però la palla era già uscita, l'ultimo tocco è stato da parte di Mangiaratti, sarà rimessa con le mani per il Follonica Gavorrano, che torna indietro dal capitano Emilio Dierna. Bruni non controlla bene, ancora scambia con Dierna, sarà la pressione di Doca Brent. Fanetti ancora in anticipo, prova a spizzare qua Trombesi, palla però recuperata dal Follonica Gavorrano. Luzzetti verticalizza per il numero 10 Lombardi, poi va giù sul contatto con Meoni. Sì, sarà importante comunque l'approccio anche della difesa della Sinalunghese, bisognerà subito alzarsi, abbiamo visto Fanetti riuscire a colpire due volte di testa in anticipo al centrocampo molto bene. Qui invece buono l'anticipo da parte di Tenti sulla palla scaraventata da Lombardi per Grifoni, poi però la Sinalunghese non riesce ad uscire, allora Luzzetti per il Follonica Gavorrano, costretto a tornare indietro da Lombardi, davanti a lui Pietro Battista. Bravo Pietro Battista a non farsi saltare, a recuperare palla per la formazione di Marmorini, un po' meno ad impostare. Allora Bruni prova ad allargare sul numero 7 Grifoni, palla irraggiungibile per l'esterno del Follonica Gavorrano, che si spegne sul fondo. Sì, peccato in precedenza sull'azione di Pietro Battista, che è scivolato proprio al momento del lancio, c'era Sciacca che era partito con i tempi giusti sulla linea del centrocampo, sembrava aver preso bene il tempo a Bruni. Dal fondo Federico Marini a giocare corto per Menchetti, si alza subito la pressione di Mencagli, va a calciare lungo a cercare Damian Sciacca, bravo Dierna ad usare il fisico, bravo però Doca Brent a recuperare, ultimo a toccare poi è stato Bruni, Brent che è andato anche giù, però è sembrato regolare il contatto tra Bruni e Brent. Sì, nel toccare il pallone ha toccato anche l'avversario, però insomma era già fuori dal campo. E infatti la rimessa sarà per la Sinalunghese con Meoni a cercare lungo Redi, Luzzetti tocca, primo corner per la Sinalunghese quando sono passati 5-6 minuti sul cronometro. Ci può giocare comunque la Sinalunghese qui a destra tra le qualità comunque individuali di Nicolas Redi, insomma la giovane età di Luzzetti, comunque si può mettere in difficoltà un giovane che magari può peccare un po' di esperienza. Dalla bandierina Brent Doca, il cross dentro, Ombra impresa sicura, molto sotto, Ombra esce bene, nonostante la giovane età, classe 2002, Mario, ne abbiamo parlato nel prepartita, due clean sheet per lui alla quinta presenza stagionale, confermato di nuovo da titolare dopo appunto la prestazione contro il Siena, quindi direi un ottimo giovane di valore anche questo del Follonica Gavorrano. Sì, per lui la quarta presenza consecutiva, due clean sheet, uno contro il Trestina, comunque importante della vittoria 1-0 casalinga. Luzzetti prova ad accentrarsi, arriva Pietro Battista sulla palla, ultimo a toccare è stato Luzzetti, sarà rimessa con le mani per la Sinalunghese, andrà ancora Meoni a rimettere in gioco. Bravo Pietro Battista a pressare subito l'esterno del Follonia Gavorrano e a recuperare questa rimessa laterale. Redi stoppato da Luzzetti e da Bruni, palla che si alza con Meoni. Pietro Battista prova a mettere ordine, a verticalizzare su Sciacca, chiude Dierna che va a servire indietro, pardon, ha verticalizzato su Doca, chiude Dierna che è andato indietro a servire Ombra, già ha rimesso in gioco la palla, attenzione proprio Sciacca che ha recuperato la palla, può andare al cross con il sinistro, arriva in area di rigore, Sciacca il tiro direttamente in porta, Ombra è attento, si era fatto vedere Doca Brent, si era staccato dietro Doca, non servito da Sciacca, sbilanciato. Bravissimo Sciacca a recuperare palla su Ampollini, andare via, poi
forse un po' troppo egoista l'attaccante italo-argentino della Siena Lunghese. Perso il tempo, poteva, forse, Mario. Sì, servire Doca al centro dell'area di rigore. Lombardi che chiama la sovrapposizione di Luzzetti, va a servire invece in profondità a Mencagli, inseguito da Menchetti. Fa vedere dietro Luzzetti, fa tutto da solo Mencagli, che scambia ancora con il numero 10 il fullone Cacavorano. Va al tiro! Sarà corner, il primo corner anche per la squadra ospite. L'ultimo a toccare, se non ho visto male, è stato Meoni. Sì, ha postato bene Meoni all'interno dell'area di rigore, ha respinto questo tiro di Lombardi di testa. Lo sicco dalla bandierina, vicino a lui c'è Lombardi. Vedremo come opterà lo sicco per la battuta, andrà sicuramente a calciare dentro, infatti è così, allontana ancora Tenti, la palla che rimane lì su Bruni, si continua a giocare, c'è un tocco forse con un braccio, il tiro da parte di Berardi, è rimasto a terra però Tenti, sarà il secondo corner per il Follonica Cagavorrano. Intanto si è fatto male, Francesco Tenti, si è fatto male. È un colpo alla testa. Si è fatto male, si è fatto molto male Francesco Tenti, vediamo il direttore di gara che chiama subito l'intervento dei sanitari. Sembrava un tocco con un braccio perché abbiamo visto un giocatore del Follone Cagavorrano lamentarsi, però probabilmente sono andati a scontrarci di testa. Esatto, probabilmente non ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per il tocco con un braccio, ma probabilmente proprio per il tipo di intervento, il colpo alla testa che ha visto Tenti rimanere a terra. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Subito preoccupazione da parte dei compagni, anche degli avversari. Infatti c'è l'assistenza a parte anche della Misericordia, si è alzato subito Papa per andare a riscaldarsi, un po' sfortunato Tenti in questa stagione. Sì, tanti infortuni per lui, soprattutto a un ginocchio, il ginocchio sinistro, insomma, che l'hanno fatto tanto penare in questa stagione. Comunque, quando è stato in campo ha dimostrato di essere uno degli elementi, insomma, più importanti della Siena Lunghese. Sarà il secondo corner per la Siena Lunghese, per il Follone Cagavorrano, quando siamo al decimo minuto del secondo tempo. Intanto vediamo a colloquio Mister Marmorini con Nicolas Redi. E ancora attenti a terra, però sembra essersi ripreso. Quindi ci auguriamo. Naturalmente la botta magari l'ha un po' stordito. La botta alla testa, però insomma, se ora in piedi, insomma, questa è la nota positiva. Positiva, sì, chiaro, speriamo che sia in grado anche di poter continuare il match, è segno che comunque colpo alla testa sappiamo che sono pericolosi proprio perché, insomma, possono provocare anche gravi danni. Infatti ha applicato una busta di ghiaccio nel punto del contatto. Si continua a giocare, scambia corto il Follone Cagavorrano. Lombardi che prova a saltare Mangiaratti, bravo a non farsi saltare. Allontana però nella terra di nessuno, dove il primo ad arrivare è Grifoni. Siena Lunghese in questo momento un uomo in meno. Prova a tenere in campo lo sicco, Pietro Battista che recupera. Riesce a saltare Lombardi e poi va a guadagnarsi questa punizione. Bravissimo Pietro Battista nel gestire il pallone, a scavalcare l'avversario e poi a subire fallo che fa respirare gli uomini di Marmorini. Si è rialzato Mario Tenti, quindi dovrebbe essere in grado di poter continuare. Adesso sì, intanto dalla parte opposta si è abbassato Mangiaratti al posto di Tenti ora. Eccolo qua, si rialzerà. Rientrato in campo Marco Tenti, il classe 95 della Siena Lunghese. Terzino sinistro con il numero 3. Sembra essersi ripreso a pieno. Marini al rinvio. Cercare lungo Sciacca. Palla che non passa con Dierna. Allora Menchetti che anticipa Mencagli. Trombesi prova a servire Redi. Palla imprecisa per il numero 7 che termina fuori. Sì, Redi va servito in un modo diverso. Va servito soprattutto sui piedi o in profondità, insomma. Bruni con le mani per il Follone Cagavorrano. Torna indietro da Capitan Dierna. Esperienza per Emilio Dierna, classe 87, giocatore insomma con 5 reti all'attivo quest'anno, il capocannoniere del Follone Cagavorrano. Questo ti fa dire che tipo di giocatore è, insomma, imprescindibile per Mister Cacitti. Assolutamente, poi per lui anche tante presenze in Serie C, oltre 180, quindi insomma giocatore che ti dà quel qualcosa in più a livello mentale e a livello soprattutto di concentrazione in fase difensiva. Scorsa stagione nella Pianese, quindi insomma anche scorsa stagione in Lega Pro. Dierna prova a verticalizzare per Grifoni, anticipa però Tenti, palla che arriva adesso
nei piedi del numero 23 Losicco, che poi è andato giù in un contatto con un giocatore della Sinalunghese. Si ripartirà con la punizione per il Follone Cagavorrano, battuta corta da Dierna. Grifoni fa, verticalizza per Losicco, su di lui Fanetti, ancora da Grifoni, scambia con Lombardi, ancora Grifoni, c'è vicino Losicco con il tacco per, proprio per il numero 23 del Follone Cagavorrano, che va a cercare il sinistro dentro per un compagno, il tiro da parte di Bruni, anche lui quest'anno tre volte a segno da sì, difensore, quindi è uno che si fa vedere molto là davanti. Qui ha mancato il tocco col pallone Menchietti, che ha messo un po' in difficoltà i suoi compagni. Poi per fortuna per la Sinalunghese il tiro di Bruni è terminato largo. Menchietti va a cercare in avanti Doca, anticipato da Dierna, si era alzata anche la bandierina, infatti è così, arriva la segnalazione da parte del primo assistente Antonio. Sì, offside da parte di Doca, che si è mosso con qualche secondo di anticipo. Menchietti con il petto anticipa Mencagli. Pietro Battista, Sciacca non passa con Bruni, allora Pietro Battista con la testa prova a verticalizzare. Luzzetti che alza questo campanile, nella quale il primo ad arrivare è Josef Mangiaratti, anticipato dal numero 7 Grifoni. Sinalunghese è allora costretta a ripartire da Fanetti, chiede di muoverla a mister Marmorini, l'abbiamo proprio sentito berciare, Farni muovila per velocizzare il giro palla rosso-blu. E allora Menchietti cerca di verticalizzare per Sciacca, con il petto lascia Doca, che poi va a cercare dentro Mangiaratti, la palla è buona, è posizione regolare il numero 11, bravo però Ombra ad uscire, a far terminare sul fondo questa possibile azione della Sinalunghese. Qui buona combinazione degli attaccanti della Sinalunghese, sono riusciti bene a portarsi in zona offensiva. La rinvio dal fondo, già battuto da parte di Ombra. Grifone ha cercato Losicco, è andato giù Losicco, l'ultimo a toccare però è stato Fanetti, che si lamenta un po' con il secondo assistente di Nuzzo. Sì, in questi primi 15 minuti partita non dai ritmi altissimi, le due squadre si stanno ancora un po' studiando e vedremo chi riuscirà insomma ad alzare un po' più il ritmo per riuscire a portare insomma maggior carico offensivo nella metà campo avversaria. Dierna si abbassa, Ampollini torna ancora dietro dal capitano Dierna, Bruni si alza la pressione della Sinalunghese, Bruni che allarga su Grifoni con la testa per Losicco, prova a cercare indietro il numero 8 Berardi, ha recuperato Sciacca che poi è andato ad allargare su Redi. Redi contro Bruni, il cross di Redi, cioè forse un tocco con un braccio, però no, mi sembrava con la guancia, con la, sì esatto, mi sembrava comunque sia attaccata al corpo il tocco da parte di Bruni. Follone Cagavorrano che poi ha messo fuori, sarà ancora possesso per la Sinalunghese con Meoni che andrà a rimettere in gioco con le mani a servire Redi contro Luzzetti. Redi indietro da Pietro Battista, ancora dentro la palla per Meoni, irraggiungibile per il numero 2 che però era in posizione regolare. Sì, era una buona idea quella di Pietro Battista, esecuzione un po' troppo lunga da parte del numero 5 della Sinalunghese, però una buona idea da parte del fantasista, del centrocampista della Sinalunghese. Dierna a verticalizzare lungo, a cercare lo scatto di Mencagli, Fanetti aggancia con il sinistro, poi però sulla pressione di Mencagli è costretto a mettere fuori, prende metri il Follone Cagavorrano. Bravo Fanetti in questa chiusura, nello stop a mettere fuori e evitare pericoli per la difesa rosso-blu. Ampollini, Lombardi scambia con Grifoni, chiude bene la difesa della Sinalunghese, allora Sciacca prova a far ripartire il rosso-blu quest'oggi in maglia bianca con Pietro Battista a verticalizzare su Redi, arriva Bruni in chiusura, veloce anche il numero 2 che poi va giù sul contatto con Redi, dice no l'esterno rosso-blu. Qui comunque ha sbilanciato un po' il difensore del Follone Cagavorrano, che poi di esperienza comunque, sì, è andato a prendersi la punizione, di esperienza nonostante sia un classe 97, insomma non è più una quota, però non è più un under, però insomma è sempre giovane, sempre molto giovane il numero 2 del Follone Cagavorrano. Da ripetere questa punizione secondo Nuzzo, proprio Bruni con il sinistro a cercare Losicco, prova il tacco però recupera Pietro Battista che poi può girare su Tenti
costretto a tornare indietro da Marini, si è alzato subito veloce e lo sicco in pressione. Ancora Marini, chiede la palla a Meoni. Eccolo qua Marini, infatti, che va a cercare il numero 2. Va a servire poi Redi. Bravo qua il numero 24 Luzzetti ad anticipare Redi, che però poi alza un po' troppo il piede sinistro colpendo al volto Doca. Sarà punizione per la Siena Lunghese, già battuta dentro per Sciacca contro Dierna. Si allarga Sciacca e poi va a concludere, troppo debole il tiro di Sciacca, para senza problemi Ombra. Sì, si è allargato un po' troppo nello stop Damian Sciacca rispetto alla porta e ha calciato come ha potuto verso la porta di Ombra, non riuscendo comunque ad imprimere tanta forza al pallone. Dierna canta sé a Bruni, che è a campo. Servita adesso il numero 2 del Follone Cagavorrano. Luzzetti, di prima intenzione a cercare Mencagli, trova però Menchetti. Meoni con la testa. Ancora Luzzetti. Lombardi scambia con Mencagli, chiude Menchetti. Allora Meoni, cercare lungo lo scatto di Doca. Ancora Dierna però, attento. Prima stop e poi allontana, trova però Pietro Battista. Sciacca si gira dentro per Doca, la posizione è regolare. Ancora Doca, su di lui c'è ancora Dierna. Il cross con il sinistro da parte di Doca, rimpallato Mangiarati. Mangiarati può concludere, Mangiarati! La parata di Ombra al minuto 19-20 secondi. La Siena Lunghese vicinissimo all'1-0. Buono lo scambio da parte di Doca e poi trova Mangiarati, forse non con il suo piede amico, ha calciato con il destro, un tiro un po' alla futsal con la punta. Bravissimo Ombra a deviare in corner. Sì, parata davvero bella quella da parte del numero 2 del Follone Cagavorrano, che si è disteso sulla sua destra, è riuscito a parare un tiro molto insidioso, quello fatto da Josef Mangiarati. Secondo corner quindi anche per la Siena Lunghese. La bandierina ancora Doca con il sinistro. Cioè da ferma tutto, però Nuzzo ha visto forse un contatto tra Dierna e Menchetti. Esatto, sì, diciamo entrambi. Tra i due più fisici in campo, Menchetti e Dierna. Anche tra i due, lo possiamo dire, tra virgolette, anziani. Da ripetere quindi questo corner, anche se non si era battuto. Doca, dentro, la palla che rimane lì, allontana. Berardi, prima di arrivare attenti. Pietro Battista con la testa a cercare Fanetti, prova ancora la palla dentro per Menchetti, ancora Dierna chiude. Chiede l'offside, la difesa del Follone Cagavorrano. Non è così per il primo assistente Antonio Niccolò. Sì, c'era Damian Sciacca in offside, non Menchetti, comunque si era mosso con i giusti tempi per uscire dal fuorigioco. Anche Fanetti mi sembrava comunque in posizione regolare. Attenti con le mani a cercare dentro Sciacca, che non controlla bene. Allora la difesa del Follone Cagavorrano che allontana senza mezze misure. Il primo ad arrivare è Menchetti. Va a cercare Redi, lo trova. Dietro da Pietro Battista. Meoni. Attenti. Sale la pressione di Grifoni. Dentro a cercare Doca. Ancora Dierna in anticipo di testa. Grifoni. Ampullini che va giù. Fallo da parte di Trombesi. Qui sembrava comunque aver toccato il pallone Trombesi. Per questo non viene ammonito dall'arbitro. Anzi, pardon. Era Staiano che è andato giù. Non Ampullini, ma Staiano. Sarà punizione per il Follone Cagavorrano. Beh, Trombesi, nonostante sia un classe 2002, mi sembra abbia già buona personalità. Sì, questo è importante per riuscire comunque a non mettersi insomma in posizione di difetto rispetto comunque agli avversari, che magari se ne possono approfittare di un carattere più morbido, diciamo. Lo sicco ha provato a verticalizzare, bravo però Staiano a recuperare, poi a cercare la corsa in profondità da parte di Grifoni, chiude Fanetti che poi si complica un po' la vita, però bravo a lasciarla scorrere fino ad arrivare sul fondo. Marini andrà a rinvio dal fondo, chiaramente come sempre la Siena Lunghese che va a giocare corto. Salza la pressione di Lombardi, allora Marini che va a cercare lungo Redi, buono l'aggancio di Redi, bravo però Luzzetti a recuperare, poi Meoni a servire per Doca. Servito in profondità Mangiarati, a campo qua il numero 11, anche veloce Mangiarati contro Ampollini in area di rigore, va a cercare il sinistro, il tiro di Mangiarati, la parata di Ombra. Qui molto bravo Doca con questo lancio in apertura su Josef Mangiarati, molto bene,
Poi Mangiarattini nell'uno contro uno, bravo ad andare via, poi il tiro di sinistra è un po' troppo debole. Ampollini. Ultimo a toccare è stato Doca, anzi no, è stato Trombesi. Sarà rimessa per il Follone Cagavorrano. Già molte emozioni questi primi 23 minuti tra Senolunghese e Follone Cagavorrano. Qua errata o l'appoggio da parte di Staiano. Sì, non preciso nel pallone di ritorno per servire proprio Ampollini. Attenti, torna indietro da Fanetti. Con il sinistro a cercare Mangiarati, su di lui due avversari, stoppa male Mangiarati, però recupera bene Trombesi, ancora Mangiarati, sciacca dietro per Trombesi con il tacco per Mangiarati. Fallo da parte del numero 11 della Senolunghese ai danni di Grifoni. Sì, in scivolata ha colpito sia Sia la palla palla sia che, l'avversario. sì, forse prima il piede di Grifoni. Era molto vicino il direttore di gara. Già ripreso il gioco con Berardi che scambia con Bruni. Va ad allargare dalla parte nella zona di Grifoni. Losicco cerca profondo lo scatto di Lombardi, però trova Tenti. Trombesi a campo, può far correre Redi. Uno contro uno contro Bruni. Redi è partito. Redi prova a cercare il destro. Ancora Bruni su di lui, va alla conclusione. Chiude il numero 2 che poi allontana. Qui bravo Bruni ad indirizzare Redi sull'esterno e a non concedergli il tiro verso la porta di ombra. Fanetti recupera sul rinvio di testa da parte di Berardi e torna indietro da Tenti. Ancora Tenti a campo. Va a verticalizzare su Doca, ancora Bruni in chiusura. Berardi. Lombardi ancora scambia con Berardi, era rientrato dall'offside Mencagli che però non è corso sul pallone. Allora Marini può allontanare. Tierna allontana a sua volta. La palla che rimane nei piedi di Mencagli. Lascia Losicco. Torna indietro da Ampollini. Grifoni. Prova ad accentrarsi il numero 7 del Follone Cagavorrano, inseguito da Attenti, Berardi, Losicco, va ad allargare su Luzzetti, non accangia bene il numero 24, ma si alza anche la bandierina del signor Galasso. E abbiamo un replay, Mario, grazie alla regia di Luca Barbagli e alle riprese di Filippo Lucati e Pietro Marconi. Qua vediamo la conclusione da parte di Mangiaratti, la gran parata di Ombra, che è andato a deviare in corner al minuto 19. Sì, bravissimi, sia Mangiaratti che Ombra in questa azione. In precedenza, buon giro palla da parte del Follone Gavorrano che va da destra verso sinistra per poi lanciare Luzzetti che non riesce ad agganciare bene questo pallone che termina poi in out. Dierna è andato ad appoggiare di testa indietro ad Ombra. Ombra con molta calma. Arrivò a cercare Berardi. Riesce a tenere in campo il numero 8, però no, il secondo tocco poi termina fuori. Sarà rimessa per la Sinalunghese con il solito Meoni. Tanto ci fa piacere vedere che Tenti, insomma, dopo il Sì, dopo il colpo grosso subito. colpo. Eccolo qua, proprio Marco Tenti. Si è ripreso, sembra abbastanza bene. Ancora Tenti. Dentro a cercare Sciacca. Costretto a tornare da Mangiaratti. Mangiaratti per Trombesi. Ma la conclusione Ombra! Para e devia in corner. Terzo corner per la Sinalunghese. Ancora Trombesi che si prende la responsabilità di andare a calciare anche da grande distanza. Ancora Ombra, attento. In deviazione. Sì, bel tiro da parte di Trombesi che probabilmente sarebbe terminata al 7, ma altrettanto bravo Ombra a parare, a distendersi con il braccio di richiamo e a mettere in angolo. La bandierina a questo giro va a Luca Pietro Battista invece che Doca Brent. Salito anche Fanetti e Mecchetti, sono saliti anche loro. Vediamo su Fanetti ci dovrebbe essere Bruni, su Mecchetti Dierna. Vicino c'è Mangiaratti, Pietro Battista dentro a cercare un compagno, è scivolato Sciacca, riesce ad allontanare allora Ampollini, non benissimo, e Meoni che non va per il sottile, prova senza rischiare più di tanto. Sì, chiude l'azione, bravo Meoni comunque a non rischiare nulla. Cavorrano che in questo calcio d'angolo si è diviso con tutti gli effettivi all'interno dell'area di rigore per riuscire a contrastare questo calcio d'angolo della Sinalunghese. Ampollini cerca di verticalizzare, bravo Tenti a chiudere, poi a saltare.
Staiano che va a commettere fallo sul numero 3 della Siena Longhese. Bravo tenti in dribbling, poi Staiano lo tira un po' giù, commette fallo. Fanetti, Pietro Battista, si fa vedere vicino. Ancora palla a Capitan Fanetti, ancora Pietro Battista, Fanetti, Menchetti, si abbassa Meoni, può essere servito dal numero 6 della Siena Longhese. Cercare lungo lo scatto di Redi, chiude bene Luzzetti, concede però il quarto corner per la Siena Longhese. Sì, un po' compassata la manovra della Siena Longhese, poi che ha portato a questo lancio di Menchetti. Luzzetti non bene di testa, concede il quarto calcio d'angolo per il rossoblù. La bandierina torna a battere Doca. Fratello Bjorn fuori per infortunio, Doca sul secondo palo per Sciacca, che riesce a calciare in maniera scoordinata, la palla che però termina sul fondo. È andato di destro qui Sciacca, forse sarebbe stato meglio provare di sinistro anche a rimetterla al centro per un eventuale tocco di un compagno. Bruni scambia con Dierna, salza la pressione della Siena Longhese. Ampollini sa vedere Losicco che scivola e poi però riesce a toccare per un compagno, no, perché arriva Pietro Battista in recupero e torna indietro da Mangiarati, anzi da Tenti, che si fa soffiare la palla proprio da Losicco, e poi Tenti costretto a far fallo su Grifoni. Qua errore da parte di Marco Tenti. Sì, un errore un po' ingenuo da parte del terzino della Siena Longhese, concesso comunque questo possesso al Polonia Gavorrano. Lombardi tra tre avversari, torna indietro da Bruni, prova a cercare Luzzetti, controlla male però Bruni, allora Redi che recupera insieme a Doca Brent che rimane giù. Redi va a cercare dentro Sciacca, la palla è buona, Sciacca un controllo, va giù Sciacca, non c'è niente sul contatto con Dierna. Errore da parte di Sciacca sul primo controllo e poi si accende anche un mezzo parapiglia tra Sciacca e Ombra. Bravissimo in precedenza Nicolas Redi a cercare nel mezzo Damian Sciacca, che al momento del tiro scivola e perde il passo, e Ombra para senza problemi. Grande palla da parte di Redi ancora una volta per Sciacca. Sì, da sottolineare anche l'errore a centrocampo brutto da parte di Bruni, che perde un pallone a palla scoperta. E attenzione Mario a Grifoni, che va a cercare il fondo. Tenti, ultimo a toccare, sarà corner per il Follone Cagavorrano, il terzo in questo primo tempo al minuto 30. E prima c'è da sottolineare che Bruni, dopo aver perso palla, è entrato duro su Doca Brent, infatti Fanetti ha reclamato poi comunque sia una munizione anche in un secondo momento per il numero 2 del Follone Cagavorrano. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, che infatti sta parlando adesso con Bruni. Corner da parte del Follone Cagavorrano, allontana Tenti con la testa, sarà ancora possesso per i Maremmani, già battuto da Lombardi, che poi va a cercare dentro un compagno, Marini, presa sicura, dentro c'era Dierna. Bravo Marini ad uscire a fare suo questo pallone, cross non irresistibile da parte di Lombardi, comunque molto lento il pallone messo in mezzo dal numero 10 del Follone Gavorrano. Menchetti, si alza la pressione di Lombardi, costringe Menchetti a cercare Redi, anticipato da Luzzetti, poi riesce a tenere in campo Lombardi, no, la palla era già uscita, sarà rimessa con le mani per la Siena Longhese, che comunque ha approcciato bene questo primo tempo. Sì, sta approcciando bene a livello mentale comunque questo match, bisogna dirlo, non ha ritmi altissimi fino a questo momento. Lombardi va a lanciare dentro Mencagli, la posizione regolare, Mencagli su di lui, torna Fanetti, corner per il Follone Cagavorrano. Bravo Fanetti in lettura su Mencagli. Sì, qui un po' distratta comunque la difesa della Siena Longhese, si è fatta infilare da questo lancio per Mencagli. Già battuto il corner, la palla è su Losicco che è andato a cercare dentro Dierna, il più alto di tutti, salta Dierna, Menchetti poi allontana insieme a Meoni, palla che torna nei pressi però di Grifoni, non va per il sottile, torna indietro da Ombra. Rimasto in avanti molti uomini del Gavorrano e Ombra che però è andato a rinviare sul petto di Pietro Battista. Poi ha messo giù e porta avanti la palla per cercare poi Mangiarati. Trombesi, cercare profondo, probabilmente lo scatto di Doca, palla che però arriva nella zona coperta da Ombra. Sì, qui palla molto difficile quella cercata da Trombesi, comunque era difficile cercare
in così poco spazio lo scatto di Doca Brent. Abbiamo sentito Marmorini richiamare proprio Doca Brent per dirgli: Brent, nella palla che ritorna te parti e vai a cercare la profondità. Tanto Meoni riesce a chiudere sulla palla indirizzata a Berardi. Sì, perché giustamente quando Sciacca viene incontro una punta deve andare in profondità per dare comunque la doppia opzione al centrocampista. Luzzetti con le mani per Lombardi, tra due avversari, costretto a tornare indietro da Bruni, che con il sinistro va a cercare là nel mezzo Mencagli, bravo a stoppare con il petto, però Trombesi porta via la palla, non riesce ad allontanare il giovane centrocampista della Sinalunghese. Allora Berardi per il Follonica Gavorrano, scambia con Losicco. Losicco dentro, cercare Grifoni, chiude bene Tenti in diagonale, la palla che però rimane in area di rigore della Sinalunghese, recupera Ampollini che poi torna indietro dal numero 25 Staiano. Dierna prova a cercare dentro Staiano, lo trova in qualche modo Grifoni, può andare al cross, Grifoni cerca il fondo, il cross che arriva, Tenti che mette ancora, anzi no, Mangiaratti che mette in calcio d'angolo, il quinto calcio d'angolo per il Follonica Gavorrano. Follonica Gavorrano che quando attacca in massa lascia all'uno contro uno un difensore con un attaccante, tanto coraggio da parte dei giocatori di mister Cacitti. Dalla bandierina Losicco, cercare dentro Dierna, allontana però Tenti, palla di nuovo fuori, sarà rimessa con le mani sempre per la formazione di mister Cacitti. Cross da parte di Losicco, allontana Pietro Battista con la testa, la palla che però rimane lì, si torna indietro da Bruni, può pensare addirittura alla conclusione, va ad allargare invece su Lombardi, affrontato da Meoni, il cross di Lombardi sul secondo palo, c'è la palla che rimane lì, allontana in qualche modo la difesa, non è finita, Losicco in conclusione, palla che termina fuori, non c'è un tocco da parte della difesa, qua brivido per la Sinalunghese perché era saltato altissimo Ampollini sul secondo palo a rimettere la palla in gioco. Bravo Marini comunque ad intervenire con un piede, allontanare questo tiro che poteva diventare insidioso per la porta della Sinalunghese. Deve stare attenta la Sinalunghese in questi tipi di palle tagliate dentro sul secondo palo. Poi insomma sia Ampollini che Dierna sono entrambi molto alti, molto bravi a trovare il tempo per staccare il pallone. Marini a rinvio lungo, cercare Doca Brent, su di lui c'è Bruni, spizza però trova Sciacca, allora Doca tra due avversari prova ad allargare su Redi, chiude bene Luzzetti che poi torna indietro da Dierna, cercare lungo Mencagli, rimane a terra Dierna sul contatto con Doca Brent, punizione per il Follonica Gavorrano. Sì, è entrato fuori tempo Doca Brent qui su Dierna, giusta la punizione qua, Dierna ormai era riuscito ad allontanare. Intanto rivediamo il tiro di Trombesi, Mario, perché Ombra è stato bravissimo a respingere in un calcio d'angolo. Bravo Trombesi a sua volta a cercare di personalità. Intanto Lombardi prova a spizzare per Mencagli, proprio Trombesi che ha recuperato, e allora la palla che arriva da Redi, seguito da Losicco. Redi prova a fare tutto da solo, prova a cercare dentro, Losicco che tocca, e allora Follonica Gavorrano che recupera. Qui ha perso un tempo di gioco Nicolas Redi, ha tenuto un po' troppo il pallone, poteva servirlo prima a Damian Sciacca che comunque era venuto bene incontro. Staiano, Grifoni verticalizza per Mencagli, riesce la palla di ritorno per Grifoni, attenzione a Grifoni che è velocissimo, bravo però Marco Tenti a recuperare, e poi non si fida a tornare indietro da Marini, mette la palla in out. Attento Tenti, bravo a passare davanti a Grifoni a chiudere questa azione offensiva del Gavorrano. Si riparte da Dierna che fa girare su Bruni. Bruni che torna di nuovo da Grifoni, la palla è imprecisa per il numero 7, termina fuori. Follonica Gavorrano che spesso va a cercare la velocità di Grifoni, più che altro, più che su Luzzetti, giocano molto sull'auto di destra. Sì, Luzzetti sicuramente più difensivo rispetto a Grifoni, che ha più lo spunto nell'uno contro uno rispetto al numero 24 del Follonica Gavorrano. Tanto è andato giù Mangiaratti sul contatto con Dierna, punizione per la Sinalunghese. Condizione che andrà a battere Fanetti. Quando siamo arrivati al 37esimo del primo tempo, ancora 0-0, Pietro Battista. Sì, giustamente Marmorini chiede proprio di andare da destra verso sinistra per riuscire a mettere in difficoltà la difesa del Follonica Gavorrano.
Meoni ha recuperato in qualche modo, però Dierna che allontana con la testa, Pietro Battista, allora su di lui è tornato anche Mencagli, riparte da Menchetti, Fanetti con il sinistro a cercare Redi, Luzzetti fa buona guardia e allontana Meoni che poi intercetta la ripartenza da parte di Berardi mettendo la palla fuori. Bruni cercare lungo Mencagli, con la testa Mencagli riesce a spizzare per Lombardi, Menchetti attento, chiude e Tenti che allontana, Dierna con la testa, palla che termina fuori, aveva cercato probabilmente di servire Berardi, infatti Berardi che chiede scusa per non essersi fatto trovare in posizione in questo tipo di situazione. Ora chiede calma Marmorini ai suoi giocatori di risistemarsi un attimo per riuscire a poter attaccare al meglio la difesa della squadra ospite. Meoni prova a servire lungo Redi, chiude bene Luzzetti, Bruni per Losicco e poi ancora Luzzetti cercare Mencagli, trova però Menchetti, va a verticalizzare su Sciacca, dietro per Pietro Battista, allarga su Mangiaratti, la palla è un po' indietro per velocizzare la manovra, si riparte allora da Attenti. Però è buona l'idea perché comunque è bella la verticalizzazione e poi il cambio di gioco sull'esterno opposto, è quello che chiede l'allenatore della Siena Lunghese ai suoi giocatori. Tanto è finito in fuorigioco Doca Brent, il secondo per la Siena Lunghese. Sì, deve stare attento qua Brent in questi lanci lunghi, sempre con un attimo di ritardo parte il momento del lancio. Menchetti fa guerra con Mencagli che ha la meglio, palla che arriva su Grifoni con il destro a cercare dentro Lombardi, Meoni non si fida e mette in calcio d'angolo, dovrebbe essere il sesto corner per Follonica Gavorrano, della bandierina va proprio il numero 10 Angelo Lombardi, classe 90, anzi no, lascia allo Sicco, classe 91, quindi due giocatori esperti. Palermitano. Lo Sicco cercare dentro il movimento di un compagno, va a cercare dietro fuori Grifoni che conclude, rimpalla in qualche modo la difesa della Siena Lunghese, prova a ripartire Redi, non ci riesce, lascia dietro a Meoni che poi allontana. Come si è coordinato qua Grifoni, un tiro al volo che ha preso nella schiena un giocatore della Siena Lunghese. Sì, mi è sembrato Pietro Battista, bravissimo Grifoni, però comunque il pallone non credo avrebbe centrato lo specchio della porta di Marini. Tanto Berardi non ha stoppato bene, allora Redi che lascia scorrere fuori per permettere a Meoni di rimettere in gioco con le mani. Questo è uno schema, Mario? Lo Sicco che va a calciare fuori dal corner per... Poi comunque lo cercano Grifoni, sempre l'uomo fuori dall'area che nelle situazioni da calcio d'angolo che poi va a concludere verso la porta avversaria. Tanto Redi in maniera fallosa sullo Sicco scuote la testa, il numero 7 della Siena Lunghese non è molto d'accordo, però fallo secondo il signor Nuzzo. Andrà Bruni a battere questa punizione, probabilmente verticalizzerà su Mencagli, salita a 4 adesso l'attacco della Follonica Gavorrano con Mencagli, tanto a lui a Berardi, fa tutto da solo il numero 9 del Follonica Gavorrano, non riesce però a saltare Pietro Battista, può ripartire allora la Siena Lunghese e prova ad allargare su Mangiaratti, su di lui corre velocissimo Ampollini, va a commettere fallo a danni di Mangiaratti, bravo, aveva preso posizione con il corpo il numero 11 della Siena Lunghese. Sì, aveva perso per un attimo di vista il pallone, poi comunque è stato bravo a frapporsi su tra palla avversario a subire questo fallo. In precedenza molto bravo Pietro Battista nel recupero su Mencagli, bravo a stendere la gamba e a recuperare il pallone. Fanetti, Sciacca con il petto, su di lui Ampollini, recupera il Follonica Gavorrano con Grifoni e poi prova ad andare via a Trombesi. Interviene direttamente sul piede del numero 7 Maremmano, punizione quindi per il Follonica Gavorrano quando siamo arrivati al 42esimo minuto del primo tempo. Qua Dierna gioca una palla scomoda ad Ampollini che non riesce a tenerla in campo. Qui mister Caciti si arrabbia perché giustamente il pallone era in totale controllo del Follonica Gavorrano, brutto errore da parte di capitan Dierna. Si torna indietro da Marini, non va per il sottile vista la pressione di Mencagli, salta più alto di tutti Staiano, palla però che rimane in possesso della Siena Lunghese,
attenti con le mani. Dierna salta più alto di Sciacca. Grifoni prova a far girare per Losicco, torna in fase difensiva anche Doca Brent, però Staiano recupera e va a verticalizzare subito per Menchetti, lascia scorrere, arriva così Marini, si porta la palla in aria e con calma va a far ripartire la manovra della Sinalunghese. Mangiaratti ha provato di prima intenzione a girare, palla che arriva adesso a Pietro Battista che verticalizza per Doca prima di arrivare Bruni che torna indietro da Umbra. Qui bellissima l'idea di Pietro Battista, Doca Brent però che parte con troppo ritardo rispetto al lancio di Pietro Battista e non riesce ad arrivare sul pallone. Tanto Staiano è andato giù nel contatto con Mangiaratti, punizione per il Follone Cagavorrano. Lombardi che svaria da destra a sinistra, Grifoni cross in dentro a cercare Berardi, provato un aggancio difficile il numero 8 del Follone Cagavorrano, palla che termina sul fondo. Ma direi che Lombardi ha proprio il compito di essere più libero possibile nel momento di possesso palla del Follone Cagavorrano. Sì, lui svaria su tutto il fronte d'attacco, da destra verso sinistra, è lui che deve dare un po' quel tocco in più, quel passaggio finale per magari Mencagli. Sì, il Follone Cagavorrano in fase difensiva mi sembra che il Follone Cagavorrano sia con un 4-3-2-1 con Mencagli unica punta. Intanto Redi che riesce a recuperare su Luzzetti, arriva la sovrapposizione di Meoni, il cross di Redi a cercare un compagno, Pietro Battista sulla respinta, ancora ad allargare su Redi, arriva il raddoppio di Berardi, Redi può andare al cross, il cross è buono sul secondo palo per Doca Brent, 1-0 Sinalunghese, ha segnato Doca Brent. Bravissimo. Ma che palla ha messo Redi! Bravissimo Doca a staccare su questo pallone prima di tutti gli avversari, ma grandissimo il cross messo da Redi che ha tagliato tutta l'area di rigore e si è stampato sulla fronte di Doca che l'ha appoggiata in porta e ha fatto 1-0 per la Sinalunghese a un minuto dalla fine del primo tempo. Incredibile Redi che ci ha provato la prima volta, la palla è stata respinta, è tornata nei piedi di Pietro Battista che è andato a servire ancora Redi e poi la palla che arriva su Doca Brent che a due passi batte il numero 22 Francesco Ombra per l'1-0 della Sinalunghese quando siamo al 45esimo. Giocheremo ancora per un minuto di recupero in questo primo tempo. La Sinalunghese ha trovato il vantaggio con Doca Brent, all'andata aveva segnato il fratello. Tanto la palla dentro è per Lombardi, la palla è buona, Marini, il miracolo su Lombardi, attenzione Mario, che disattenzione da parte di Menchetti qua, non è finita, Mencagli tra due avversari, ancora Mencagli con il fisico, fa girare sul Losicco, la palla dentro, cercare il numero 25 Staiano, termina sul fondo e Mencagli che va a dire grazie a Federico Marini perché qua ha compiuto un vero e proprio miracolo sul numero 10 Angelo Lombardi che a tu per tu si è fatto pietrificare dal numero 1 della Sinalunghese. E questo è quello che non deve fare la difesa della Sinalunghese, si è fatta trovare impreparata proprio subito dove ha realizzato l'1-0. Lancio in mezzo ai due centrali Fanetti e Menchetti che si sono fatti fregare da Mencagli che prende bene il tempo, conclude verso la porta, ma Marini fa un miracolo verso Lombardi, ha calciato Lombardi in questo, sì, caso, scusami. Però comunque sia Mario, direi una buona Sinalunghese, un buon Follone Cagavorrano perché tutto sommato comunque è andato a battere 6 corner contro i 4 della Sinalunghese, partita molto viva, molto aperta. Adesso con la regia di Luca Barbagli andremo a rivedere tutti gli episodi di questo primo tempo. Tutto sommato però la marcia in più in questa Sinalunghese la dà un uomo, Redi. Sì, partita molto equilibrata sia da una parte che dall'altra, sono state diciamo due occasioni per parte, bravissimo in precedenza sull'1-0 Nicolas Redi a mettere questo doppio cross all'interno dell'area di rigore del Follone Cagavorrano, il secondo si stampa sulla testa di Doca Brent che non deve far altro che appoggiarla in porta e realizzare l'1-0. E riniziamo a vedere allora quello che è successo in questo primo tempo partendo con il tiro di Mangiaratti, la prima vera occasione per la Sinalunghese, Doca Brent che va a servire dietro Mangiaratti e poi il tiro sporco da parte del numero 11 della Sinalunghese, deviato in maniera attenta da parte di Ombra che ha messo in corner, bravo qua anche comunque sia l'estremo difensore del Follone Cagavorrano perché ha già fatto due o tre interventi molto importanti in due occasioni, sia su Mangiaratti che su Trombesi. E lo rivediamo molto Mario, bravo, quello Ombra di Trombesi, vediamo proprio il giovane classe 2002 della Sinalunghese, autore del gol
nella trasferta di San Donato, prendersi il tempo e andare a calciare direttamente in porta. Ancora Ombra, attento, bravo a deviare in corner. Direi però questa molto più semplice come parata rispetto a quella su Mangiaratti. Sì, anche perché quella con Mangiaratti era davvero da molto vicino, mentre quella di su Trombesi vede partire il tiro e riesce ad allungarsi, a distendersi e a mettere in calcio d'angolo. E qua adesso rivediamo invece Redi che recupera a centrocampo con appunto l'aiuto di Doka Brent su Bruni. Redi che poi vede il varco per Sciacca, non arriva Dierna, Sciacca il primo controllo, non calcia subito bene e poi Sciacca che precipita addosso all'estremo difensore Ombra. Sì, bravo, scivola. Attento qua anche Ombra. Qui lì Sciacca doveva forse cercare il pallonetto nel momento in cui è arrivato il pallone, nel momento in cui ha le disponibilità. Ombra era uscito molto giustamente per venire incontro all'attaccante, lì si poteva provare a scavalcarlo e a realizzare comunque l'1-0 che poi è venuto dopo con la rete di Doka. E rivediamo allora proprio il gol al minuto 45 da parte della Siena Lunghese. Redi che aspetta la sovrapposizione di Menchetti, va il cross, allontana Bruni, la palla che torna nei piedi di Pietro Battista che allarga di nuovo su Redi. Meoni che fa una sorta di blocco su un giocatore del Gavorrano, Redi che crossa al centro e poi stacca più in alto di tutti Doka Brent che va a battere Ombra, incolpevole in questo caso sul gol, perché insomma Doka che è saltato dentro l'area piccola è andato a depositare la palla in rete per l'1-0 della Siena Lunghese. Sì, bisogna dirlo, in questa occasione i due esterni difensivi del Forlanese Gavorrano molto passivi su Redi, comunque non l'hanno attaccato nella maniera corretta. Il giovane, insomma, il più talentuoso esterno della Siena Lunghese. Invece rivediamo poi subito dopo, perché il Follonica Cavorrano si è reso pericolosissimo con nel momento in cui ha subito gol. Bruni è andato a verticalizzare per il numero 10 Lombardi, va a vuoto Menchetti e poi Lombardi, pietrificato da Federico Marini, ha compiuto un vero e proprio miracolo sul numero 10 del Follonica Cavorrano, andando a salvare così il risultato di questo primo tempo che vede la Siena Lunghese in vantaggio per 1-0. Sì, molto bene qui Marini, ma brutto errore da parte di Menchetti che buca proprio questa palla nel mezzo e Lombardi prova a realizzare subito l'1-1, ma viene stoppato dal portiere della Siena Lunghese. Sì, non abbiamo rivisto anche il gran tiro di Grifoni da fuori area sul cross dalla bandierina di Losic. È uno schema quello del Follonica Cavorrano. Grifoni si è coordinato benissimo, però ha respinto, sì. Pietro proprio Battista. Proprio qualche minuto prima che la Siena Lunghese trovasse il vantaggio, al quarantesimo Grifoni è andato a calciare da fuori area. Grandissima coordinazione da parte del numero 7 della formazione di Mister Cacitti. Sì, non so se il tiro comunque avrebbe centrato lo specchio della porta di Marini, però comunque rimane il bel gesto tecnico da parte di Grifoni. Sono sempre quelle conclusioni che poi mettono in difficoltà i portieri, perché quando c'è densità nella rete di rigore basta anche una piccola deviazione anche da parte di un compagno per essere messi fuori causa e quindi subire il gol. Noi quindi ci fermiamo qualche minuto per tornare poi in diretta nel secondo tempo qua al Carlo Angeletti di Siena Lunga tra Siena Lunghese e Follonica Cavorrano. Ricordiamo la Siena Lunghese in vantaggio al minuto 44 con Doka Brent, sta appunto portando avanti la Siena Lunghese per 1-0. We'll be right back.
Eccoci tornati in diretta dal Carlo Angeletti, dove la Siena Lunghese ha trovato il vantaggio nei minuti finali con Doka Brent, 1-0 quindi per i rossoblù, ai danni di un buon Follone Cacavorrano. Mario, visto che le abbiamo a disposizione, diamo anche, prima di vedere il duplice cambio del Follone Cacavorrano, diamo anche i risultati dagli altri campi, perché il Calcio Flaminia sta vincendo 1-0 sul Cannara, il Foligno sta pareggiando in casa 1-1 contro il Trestina, l'Ostia Mare che sta vincendo 3-0 nel derby romano contro il Monte Spaccato, la Pianese che è avanti 2-1 sul San Donato, la Sangiovannese che vince 1-0 contro lo Scandicci, il Siena che sta vincendo 2-1 il derby senese contro il Lornano Badesse. Il Tiferno, che a sorpresa, direi a sorpresa, vista la differenza di punti in classifica, sta perdendo 1-0 in casa contro il Grasina. E il risultato un po' più, diciamo, che fa strabuzzare gli occhi è il Trastevere, che sta perdendo 1-0 in casa contro l'Aquila Montevarchi. A segno per il Montevarchi, Yallo. Sì, sicuramente un risultato ancora molto in bilico. Mancano ancora 45 minuti e vedremo chi riuscirà a vincere questo match di alta classifica tra Trastevere e Aquila Montevarchi. Mario, vediamo anche che ci sono due cambi per il Follone Cacavorrano. Follone Cacavorrano che ha messo dentro Niccolò Vai, classe 99. Non abbiamo visto È più su di lì. uscito Giuseppe Stagliano, vedremo comunque come si sistemerà ora il Follonia Gavorrano. Probabilmente si abbasserà a Lombardi e si alzerà accanto a Mencagli, proprio Vai. Un po' come abbiamo visto mercoledì contro il Siena, è entrato dentro anche Zini. No, è entrato È entrato Valerio Valerio, Andrea parola. al posto di Luzzetti, che insomma ha un po' sofferto Redi lì sulla fascia destra della Siena Lunghese. Quindi probabilmente adesso il Follone Cacavorrano che passerà ad un 3-4-1-2 con Lombardi dietro a Mencagli e Vai che è arrivato a febbraio dalla Pianese e si riparte. Se 45 minuti sono stati scritti, adesso 45 da scrivere. Da destra verso sinistra attaccherà la Siena Lunghese, da sinistra verso destra risponderà il Follone Cacavorrano che va a cercare di impostare proprio per il neo entrato Vai. Fa buona guardia Fanetti, però la palla che torna nei piedi di Lombardi. Si fa vedere il numero 26, nuovo entrato anche lui, Valerio. Ampollini, il cross dentro a cercare proprio Vai, la palla che rimane lì su Grifoni, il tiro di Grifoni che si spegne sul fondo. Primo brivido dopo appena 30 secondi per la Siena Lunghese. Un po' Buona la distratta manovra qui del Follone Cacavorrano. in questa occasione la difesa della Siena Lunghese, che ha permesso il cross proprio ad Ampollini, che ha trovato Vai, che ha deviato in qualche modo favorendo l'inserimento di, se non ho visto male, Grifoni. Grifoni. Sì. Che poi ha calciato con il sinistro. Grifone adesso sull'out di sinistra, quindi gioca sul piede favorevole. Proprio Grifone ha provato a servire in profondità una de delle due punte, però Menchetti ha chiuso. Allora può ripartire Meone, poi è andato giù a terra Joseph Mangiaratti. Ha ammonito il neo entrato Valerio dopo appena un minuto di gioco per lui. Sì, è entrato Chiediamo duro scusa su. intanto a Mangiaratti, insomma, al giocatore che abbiamo pronunciato fino adesso Joseph, invece giustamente ci è stato fatto notare che è Joseph e non Joseph, ecco. Sì. Ora proprio Fanetti sul punto di battuta. Cercare dentro Sciacca, però Vierna salta più alto di tutti, recupera Pietro Battista che poi prova ad allargare su Redi. Palla che arriva su Bruni. Ultimo a toccare il Redi, la tiene in campo il numero 7 del rosso-blu, va giù col contatto di Bruni. Tutto regolare, c'era lì vicino il secondo assistente del signor Nuzzo che ha lasciato correre. E allora Follone Cacavorrano che riparte da Grifoni, che fa girare ancora su Bruni, prova la verticalizzazione a cercare Berardi. Lombardi va a terra Menchetti, si continua a giocare. Grifoni con il destro ad allargare per un compagno, la palla che torna su Ampollini, prova la conclusione decisamente fuori misura, che non termina sul fondo ma a lato addirittura della bandierina. Comunque, se non ho visto male, c'è anche un cambio tattico nella Siena Lunghese con Meoni a sinistra Esatto. e Tenti a destra. Sì, perché dalla parte di Redi adesso si è spostato Grifoni che spinge molto, allora Tenti che è molto veloce, forse un po' più veloce di Meoni, è andato a prendersi appunto l'individualità di andare a giocarsi l'uno contro uno difensivo con il numero 7 del Follone Cacavorrano. Intanto Redi velocissimo va a puntare Dierna, è più veloce Redi. Dierna però lo tiene lì di esperienza, costretto a tornare indietro. Allora Redi
cerca comunque sia di puntarlo. Redi che va giù, toccato da Dierna, però in maniera regolare può ripartire il follone Gavorrano con Lombardi, inseguito da Trombesi. Sì, in precedenza molto bello lo scambio degli attaccanti della Siena Longhese, che ha portato a questo lungo scatto Nicolas Redi, che poi è stato ben fermato da Dierna, che ha fatto buona guardia. Vai, va ad allargare su Valerio, primo ammonito di questo incontro. Torna indietro da Ampollini. Dierna cercare lungo proprio il numero 26, palla però messa in out con la testa da Meoni. Pallone Cavorano che comunque rimane in zona offensiva con Lombardi. Ampollini affrontato da Trombesi, torna indietro da Dierna, dentro a cercare lo scatto da parte di Vai. Meoni il primo ad arrivare, Vai bravo però a recuperare la palla, tornare indietro da Valerio, dietro da Ampollini che va al cross a cercare Mencagli, trova però Menchetti, ancora Dierna, non è finita per il Follone Cagavorrano. Vai, va a scambiare ancora con Dierna, il cross in mezzo, Marini, impresa sicura. Qui molto bene il fraseggio del Follone Cagavorrano, che ha portato proprio al cross di Dierna, che da difensore centrale si è inserito nell'area di rigore della Siena Longhese. Bravissimo Marini a distendersi, a bloccare questo pallone. Bello anche questo modo di gioco a calcio totale da parte del Follone Cagavorrano, dove qualsiasi giocatore si butta dentro, che sia un centrocampista, che sia un difensore. Attenzione qua a Bruni che recupera sul Redi e poi con l'aiuto da parte di Berardi riesce ad allontanare la palla. Per quanto riguarda il discorso di prima mi viene in mente un po' anche il calcio che vuole Gasperini, che allena l'Atalanta, con i difensori centrali che proprio si inseriscono all'interno dell'area di rigore avversaria nel momento in cui la sua squadra fa la manovra. Attenzione, scivolata Ampollini che poi va a prendersi il cartellino giallo, il secondo ammonito dell'incontro è Federico Ampollini, classe 2000 del Follone Cagavorrano, che è andato a sdraiare Mangiaratti dopo aver controllato male. Sì. Due ammoniti da quella parte, il Follone Cagavorrano. Sì, qui brutto errore da parte di Ampollini, che è inciampato sul pallone e ha favorito la ripartenza di Mangiaratti, che poi è stato steso. Quello che dicevamo prima spiega anche come mai Dierna abbia fatto 5 gol in questo campionato. Giocatore che comunque non disdegna buttarsi in avanti. Meoni torna a coprire anche Vai, si riparte dietro da Fanetti. Cercare lungo lo scatto di Mangiaratti. Ampollini con la testa allontana. Prima ad arrivare Lombardi che prova a far correre Vai, inseguito da Fanetti. Vai, porta via la palla. Menchetti che si stacca. Rimane adesso ancora su Vai. Cross in mezzo, facile per Marini. Qua Menchetti l'abbiamo visto un po' indeciso. Un difensore, secondo me, non dovrebbe essere mai indeciso su queste palle. Sì. O vai o ti stacchi prima. Sì, in precedenza anche errore di Fanetti, che manca proprio l'intervento con il pallone. Favorisce Vai, che è bravo ad andare in ripartenza, poi non riesce a mettere un cross preciso per Mencagli. Il pallone termina tra le braccia di Marini. Marmorini potrebbe anche provare ad invertire Redi e Mangiaratti, visto che comunque da quella parte il Follone Cagavorrano ha il numero 27 e il numero 26, Ampollini e Valerio, già ammoniti. Potrebbe andare a giocarsi anche l'uno contro uno Redi per cercare la munizione. Attenzione però a Vai, che va ad allargare su Valerio, palla imprecisa per il numero 26. Da rimettere in gioco con le mani Meoni. Quello di spostare Redi può essere sicuramente un fattore, visto che comunque Redi nell'uno contro uno è davvero devastante, andare via ai due difensori già ammoniti del Follone Cagavorrano. Anche Mangiaratti è molto veloce su quella fascia, però forse a livello tecnico Redi ha un qualcosina in più sull'uno contro uno. Tanto Dierna ha messo la palla in out con la testa, permettendo alla Siena Longhese di guadagnare qualche metro. Ancora Dierna salta più alto di tutti. E poi Valerio che va a sparare lungo, dove c'è però Menchetti impreciso, mette la palla fuori. Follone Cagavorrano che comunque questi primi set della ripresa è partito molto forte. Sì, è partito molto forte, sta cercando di alzare i ritmi e imporre il proprio stile di gioco in questa partita. Tanto Ampollini si è preso diversi metri per rimettere in gioco, però poi è tornato dietro da Dierna che fa girare su Bruni. Qui Marmorini chiama proprio il pressing, perché il Follone ha lasciato proprio un 2 contro 2. Voleva che pressassero alti i suoi giocatori. Grifoni prova a puntare Tenti, lo porta sul fondo, Tenti bravo a chiudere, però il possesso rimane per la formazione maremmana. Lombardi scambia con Grifoni, cercare con il destro il cross
dentro a cercare i Mencagli. Salta più in alto di tutti, ma non riesce a deviare verso la porta, difesa da Marini, la palla che termina sul fondo. Qui molto bene sia Meoni che Fanetti a far saltare a vuoto Mencagli, a sbilanciarlo quel minimo che basta per non fargli impattare il pallone. Inizio ad avere dei dubbi anche su Grifoni, se sia destro o sinistro, perché ha una coordinazione con entrambi i piedi veramente importante. Inizio ad avere questi dubbi, però insomma, durante l'arco del campionato l'esterno di sinistra è stato più che altro il ruolo che appunto gli allenatori del Follone Cagavorano hanno sempre posizionato Grifoni. Bravo qua a costringere Tenti a mettere la palla in out. Beh, questo comunque può essere la cosa che sfavorisce i terzini, comunque non giocare sul proprio piede è sempre un po' più complicato per proprio i due esterni difensivi. Pietro Battista va a servire Redi, può partire in campo aperto, sappiamo Redi è velocissimo. Redi con calma va a puntare Bruni, adesso prova a prendere lo strappo, il cross in mezzo, la palla è buona, arriva però sul secondo palo dove c'è proprio Mangiaratti che torna indietro da Trombesi, recupera lo Sicco che poi di esperienza va giù, si guadagna questa punizione. Qui poteva gestirla meglio Mangiaratti, magari con un cross al centro subito, comunque era affollata l'area di rigore del Gavorrano anche di giocatori della Siena Lunghese. Gavorrano che è uscita bene dalla pressione della Siena Lunghese, palla al piede con Bruni che poi è andato a cercare Valerio con la testa, prova a cercare Vai, Mangiaratti mette giù, pressione lo Sicco, Meoni infatti l'abbiamo visto andare a calciare scordinato con il destro, trovare Doca Brent, bravo però Dierna a recuperare, poi Pietro Battista ad allontanare prima di arrivare ancora Dierna. Comunque bravi, da Umbra. Bravi difensori del Follonia Cavorrano ad uscire palla al piede, insomma spesso riescono a gestire bene queste situazioni. Pietro Battista ha recuperato la palla in una buona posizione, è andato a servire Redi in posizione di offside, anzi no, forse la palla che è uscita sul controllo di Redi che dovrebbe essere rimessa con le mani, no, sarà proprio offside. Tanto Dierna è andato con l'esperienza a prendersi qualche metro più avanti questa punizione, anche se chiaramente non sono quei due metri in più che cambiano la rimessa da questo offside. Dierna a cercare lungo lo scatto di Mencagli, Menchetti con la testa, qui bravo Menchetti a staccare di testa in controtempo. Tenti poi è andato a calciare fuori, non si è fidato a cercare Pietro Battista lì che si era fatto vedere, e allora Follone Cagavorano che prova con Grifoni, aggancia bene la palla, su di lui c'è Tenti, il cross con il sinistro, l'ultimo a toccare è stato l'esterno del Follone Cagavorrano, sarà rinvio dal fondo. Sì, bravo Tenti a rimpallare questo cross, poi fortunato nel rimpallo, guadagna rimessa dal fondo. 10 minuti di alti ritmi fino a sì, questo momento. È vero Mario, molto alti in questo secondo tempo dove chiaramente il Follone Cagavorrano si sta sbilanciando molto più in avanti, e questo dovrebbe essere un fattore sulla quale la Siena Lunghese dovrà provare a giocare sulle ripartenze. Qua però abbiamo visto Marini non servire correttamente Mangiaratti, allora Follone Cagavorrano che prova con Ampollini, bravo però Mangiaratti a tenerlo lì e ad andare via a due difensori, poi però ancora Ampollini che si fa soffiare la palla da Meoni, e Mangiaratti che prova però recupera in qualche modo il centrocampo del Follone Cagavorrano. Lo Sicco, Ampollini dietro da Dierna, pressione Doca, va a disturbare il difensore, poi con il tacco va a servire Sciacca, può ripartire qua l'Italo argentino a servire dentro Doca in offside. Ma questo Mario mi verrebbe da dire che allora sicuramente l'assistente era in linea. Io devo essere sincero, mi è sembrato essere partito proprio con un passo, ma proprio di un passo avanti Doca rispetto ai difensori del Gavorrano. Berardi ha provato ad allargare dall'altra parte, ha recuperato però l'asse Tenti, Redi, su di lui c'è Berardi, ancora Redi, adesso in area di rigore, Redi può andare al cross, si ferma, il cross in mezzo per Sciacca, la parata di Umbra, non riesce Sciacca a schiacciare, allora Umbra prova a verticalizzare subito, però bravo Pietro Battista a controllare con il petto, a servire Mangiaratti, chiama la palla Redi, va a servire dentro Doca, Mangiaratti qua che ha sbagliato, qui sì, qui scelta sbagliata, va ad andare a allargare su Redi per andare ancora a provare l'uno contro uno. In precedenza ancora bravissimo Nicolas Redi nell'uno contro uno, mette un buonissimo cross al centro, poi Sciacca non riesce a dare la giusta forza a quel pallone, era comunque difficile riuscire a colpire bene quella palla.
Intanto c'è stato un fallo da parte di Sciacca ai danni di Berardi, che non aveva controllato benissimo con il petto. Bravo Sciacca a recuperare, però poi in maniera fallosa ha fermato il numero 8, Bruni. Fa vedere Grifoni, eccolo qua, c'è il re di su di lui. Numero 7 contro numero 7, il cross da parte di quello del Gavorrano, la palla che rimane lì su Ampollini, la conclusione. Ultimo a toccare dovrebbe essere stato un, appunto, un difensore, anzi no, un attaccante. Sì, se non sbaglio Mencagli. Mencagli, sì. Con il tacco ha deviato il tiro di Ampollini. Rimessa dal fondo quindi per la Senonghese quando sono passati i primi 13:30 di questa ripresa. Pietro Battista è andato a servire Redi, scambia ancora con il numero 5, la palla di ritorno per Redi, prima ad arrivare però è Dierna che controlla e lascia scorrere fuori. C'è un cambio nel Follonica Gavorrano, Mario, sta per entrare Tomassini, classe 92, ed esce Mencagli, non contentissimo di questa sostituzione, sta uscendo dall'altra parte però, stava scuotendo la testa al momento in cui ha visto il numero 9 sul tabellino luminoso. Intanto rivediamo anche un'azione grazie alla regia di Luca Barbagli dove Redi è andato a servire Sciacca e Sciacca con la testa non riesce a dare forza al pallone per impensierire Ombra, sempre attento in queste situazioni l'estremo difensore del Follonica Gavorrano. Sì, già tre cambi per il Follonica Gavorrano. Cambia ancora lì davanti. Non dovrebbe cambiare nulla sull'impostazione tattica perché... No, comunque Tommasini è una punta, quindi esatto. Prenderà il posto di Mencagli. Adesso in fase di impostazione Follonica Gavorrano che mi sembra con un 4-3-3 con il numero 26 Valerio che poi si alza molto sulla linea degli attaccanti. Intanto Dierna porta palla a cercare lungo con il petto, il nuovo entrato, il tiro da parte di Lombardi, la palla che esce fuori, buona la sponda da parte del nuovo entrato Massini con il petto, c'è cioè una deviazione Mario, non avevo visto la deviazione, sarà corner per il Follonica Gavorrano, il primo in questo secondo tempo, il settimo del match. Pronto proprio l'osico dalla bandierina. Cross battuto dentro, tenti con il petto, a tempo anche di guardare dove poter allontanare però. Trova solo maglie scure con Grifoni che ha recuperato e poi va a cercare la verticalizzazione per Vai che salta più alto di Fanetti, palla che arriva però nei piedi di Marini, sicura un'uscita nonostante ci fosse in quella zona Capitan Dierna. Sì, bravissimo Marini comunque a leggere questa situazione, a uscire in presa bassa. Non è mai semplice comunque per un portiere buttarsi sulle gambe di un avversario. C'è sempre il rischio che poi insomma l'avversario ti anticipi e al momento che sei in uscita cali a valanga su appunto il diretto avversario. Tanto Senonghese che ha preso qualche metro con Tenti con le mani per Redi. Di nuovo dietro a Tenti. Si torna da Menchetti. Allargato su Meoni, sale la pressione di Valerio. Verticalizzazione su Mangiaratti, su di lui Ampollini che è ammonito, ultimo a toccare è stato però Mangiaratti con il tacco che si lamenta. Qui mi era sembrato fosse proprio Ampollini a toccare per ultimo. Sì, c'è stato Mangiaratti. Un duplice tocco sia da parte di Mangiaratti e poi da Ampollini. Dierna fa girare su Bruni, si fa vedere vicino il numero 8 Berardi però Bruni che verticalizza sul compagno e poi Berardi che va a allargare su Dierna. Ampollini non controlla bene Ampollini, allora poi Losicco che apre per Valerio, prova la verticalizzazione per Lombardi che si arrabbia, Meoni però non si fida e lancia lungo. Ampollini prima di Sciacca, Valerio ultimo a toccare a Damian Sciacca, sarà rimessa con le mani per il Follonica Gavorrano che in questi primi 17 sta spingendo tantissimo. Sì, si arrabbia Sciacca con il proprio compagno perché voleva che gestisse quel pallone per riuscire magari a rifiatare un po' di più. Dierna con calma su Sciacca, ancora in pressione sul numero 5 del Follonica Gavorrano che poi torna indietro da Ombra che va a calciare lungo, cercare Lombardini e Vai, trova però Fanetti, ancora Dierna con la testa su Lombardini, ancora Fanetti. Sembra una partita di tennis e poi Dierna che va a servire Redi, può partire in velocità Nicolas Redi. Redi va a cercare il destro, il tiro di Redi, la parata di Ombra che deve in corner. Ancora una volta bravissimo il portiere del Follonica Gavorrano che si distende su questo bel tiro di Redi.
che non incrocia, calcia sul palo del portiere e trova proprio la sua deviazione. Già battuto Pietro Battista, fa girare su Mangiaratti, con il destro Mangiaratti allontana la palla alla difesa. Ci dovrebbe essere un cambio ancora per il Follone Cagavorrano, però Tenti che va a servire dentro Fanetti, fa rimbalzare la palla e poi prova con il sinistro a fare un tiro cross, palla che esce sul fondo, e allora arriva il cambio per il Follone Cagavorrano. Esce il numero 27 Ampollini, che è ammonito, ed entra il numero 6 Apolloni. Sì, ancora non dovrebbe cambiare nulla a livello di impostazione tattica nel Follonia Cavorrano. Apolloni che comunque rimane un giocatore difensivo, anzi no, un centrocampista, si è abbassato Valerio. Intanto abbiamo rivisto la grande azione in solitaria da parte di Redi e la gran parata di Ombra. Ora forse più proprio un 4-3-3. Esatto, il Cavorrano 4-3-3 con Valerio che si è abbassato sull'esterno basso della difesa del Cavorrano, sì, del Follonica Cavorrano, con licenza di spingere, certo, sulla fascia destra. Palla in out messa proprio dal numero 26 Valerio. Meuni con le mani andrà a rimettere in gioco per la formazione di mister Marmorini, cercare Sciacca, ancora Dierna in anticipo. Valerio con calma prova a saltare, ci riesce. Doka Brent si ferma, poi prende un rischio, la palla recuperata da Sciacca, a cercare dentro Mangiaratti. Mangiaratti non controlla bene, può andare al cross a cercare ancora Sciacca, che non calcia, la palla che rimane lì. Grifoni a portare via su Redi, bravo a recuperare Redi ancora grande a tornare indietro su Pietro Battista. Entra in aria Pietro Battista, allarga di nuovo su Redi, che può andare all'uno contro uno con l'altro numero 7. Il Redi che arriva sul fondo, il cross sul secondo palo, l'ultimo a toccare è ancora il numero 26 Valerio, e Mangiaratti che si accontenta della rimessa con le mani. In precedenza bravissimo Doka a recuperare quel pallone, poi azione sfumata per la Siena Lunghese, poteva essere l'occasione per portarsi sul 2-0. Sì, la Siena Lunghese non deve aver paura ad andare in pressione sui difensori del Follone Cagavorrano, perché si prendono questi rischi per appunto cercare di calciare via meno palloni possibili. Sciacca dietro da Meoni, prova ad arrivare sul fondo Meoni, il cross con il sinistro, c'è un tocco da parte di un giocatore, forse Valerio, con un braccio si lascia comunque continuare, e poi Fanetti che è andato a calciare, però la palla era già finita fuori, ma questa sarà motivo da replay review. Sì, il tocco comunque sul braccio sembrava esserci, ma molto molto, molto vicino comunque, sì. Il braccio di Valerio era, sì, davvero attaccato. Palla che è uscita adesso con Lombardi che si arrabbia proprio con il numero 26 Valerio, sembra un po' in confusione il classe 2002 Andrea Valerio in questo momento. Forse comunque sia, lo rivedremo dopo se c'era il tocco con un braccio oppure no. Molto borderline, diciamo, l'abbiamo rivisto noi, dopo faremo rivedere anche a voi da casa, ma insomma molto borderline. Meoni con le mani a rimettere in gioco, Sciacca riesce a prendere il tempo a Dierna, bravo però poi con il corpo a sbilanciare il numero 10 della Siena Lunghese, palla, sì, che è terminata sul fondo. Bravo Dierna a proteggere questo pallone. Già battuta Grifoni, torna da Ombra, la palla in area di rigore, la pressione di Sciacca, bravissimo Ombra con calma a trovare l'Osicco in via centrale, con calma l'Osicco. Dierna fa vedere Valerio, cerca di verticalizzare su Tommasini. Meoni si prende un rischio, Tommasini che recupera, può andare al cross, Tommasini, il cross dentro, Marini in un tempo allontana, e poi Fanetti va a servire Mangiaratti può andare al 3 contro 3, palla servita nei piedi di Sciacca che adesso è inseguito da Dierna. Sciacca in area di rigore, riesce ad entrare ancora in possesso il numero 10 che poi va a crossare per Doka, la deviazione con la testa termina sul fondo, e la Siena Lunghese deve essere brava a ripartire in questa maniera e fare male al Follone Cagavorrano. Sì, ci sono gli spazi per riuscire a ripartire e poter far male alla difesa del Cavorrano, che si sbilancia in avanti per cercare il pareggio. L'Osicco scambia con Berardi, poi allarga su Grifoni, Bruni, Dierna, si fa vedere Valerio, si torna invece nei piedi di L'Osicco che è il playmaker di questa squadra, va a verticalizzare, cercare Vai, trova però Menchetti, ancora Bruni, Berardi, Grifoni a verticalizzare su Tommasini,
attaccato da Menchetti che scivola, il cross da parte di Tommasini, la palla che rimane lì, palla presa adesso da Grifoni, arriva Redi in copertura, grande lavoro da parte di Redi che poi salta Tommasini, sconsolato, ancora Redi affrontato adesso da Berardi, si accontenta della palla messa in out. Ma che partita sta facendo Nicolas Redi? Bravo Redi nel recuperare questo pallone e poi con lo strappo a guadagnarsi quei 15-20 metri e guadagnare una rimessa laterale che dà fiato alla difesa della Siena Lunghese. Soprattutto abbiamo visto proprio Tommasini, una volta saltato da Redi, alzare il capo verso il cielo in maniera sconsolata. Molto bravo nell'uno contro uno Redi, comunque ti salta secco, poi è difficile riuscire a rintervenire sul pallone. Tanto Lombardi che ha provato a verticalizzare, palla che però è tornata nei pressi del numero uno Federico Marini, bravissimo anche quest'oggi a salvare la Siena Lunghese in più di un'occasione, sì, soprattutto nel primo tempo proprio su Lombardi. Anche in precedenza molto bravo Federico Marini a riuscire a riparare quel cross su Tommasini. Sciacca prova a controllare, chiude Bruni, primo pallone toccato da parte del numero 6 Apolloni, Bruni allarga su Grifoni, su di lui Redi, Grifoni non riesce a controllare bene. Sì, manca proprio l'aggancio con il pallone. Tenti andrà a rimettere in gioco quando sono passati 24 minuti in questo secondo tempo. Redi scambia con Doka, si fa vedere dall'altra parte Mangiaratti, può entrare in area di rigore Mangiaratti, su di lui c'è Valerio, Mangiaratti, il tiro piazzato, ombra che parla, la palla che rimane lì! Il tiro fuori da parte di Doka che anziché cercare il piazzato cerca la conclusione di potenza con il sinistro, palla che esce fuori di molto al 24esimo di questo secondo tempo, grande brivido per il Folloni Cagavorrano, grande errore da parte di Doka, poteva andare alla doppietta. Qui aveva la porta spalancata su questa possibilità di raddoppio, e brutto errore da parte del numero 9 della Siena Lunghese. Apolloni, Lombardi, su di lui Trombesi, si fa vedere Grifoni da largo a sinistra, non lo serve Lombardi, lo serve adesso, si rinnova il duello Grifoni-Redi, Grifoni che torna indietro da Bruni. Tanto si prepara Tony Vasser per la Siena Lunghese. Grifoni a cercare la verticalizzazione su Berardi, chiude Tenti, vediamo se Redi riuscirà a mettere giù, incredibile Nicolas Redi che con l'aggancio salta Grifoni che poi prova ad inseguirlo, ancora Redi, strattonato da Grifoni e c'è il calcio di punizione per la Siena Lunghese, signore e signori, Nicolas Redi. Qui ci poteva stare anche il giallo per Grifoni, che con sì, Redi che era andato via molto bene in bravo ripartenza. Bravo Grifoni perché non ha strattonato la maglia, l'ha solo sbilanciato con il braccio. E c'è un cambio nella Siena Lunghese, come dicevi tu pochi minuti fa, entrerà Tony Vasser, vedremo chi uscirà al posto del numero 20 francese. C'è il cambio, eccolo qua che arriva adesso, la comunicazione. Vediamo un po' chi sarà a lasciare il campo. Ma no, si continua a giocare, si batte la punizione prima. Servito lungo Redi, che a questo giro non riesce ad agganciare il calcio di Menchetti. Allora adesso arriva la sostituzione, il primo cambio per la formazione di mister Marmorini. Vediamo un po'. Forse è Damian Sciacca. Dovrebbe uscire Damian Sciacca, forse sì. Infatti il direttore di gara dice esci da fondo campo, visto che adesso si può, secondo i nuovi regolamenti in vigore dagli ultimi anni. Positiva la partita da parte di Sciacca. Qualche errore di troppo sotto porta. Sì, ancora ha lottato sempre tanto comunque su tutti i palloni, ha dato molta pressione. E vedremo come si posizionerà la Siena Lunghese, perché Tony Vasser può fare sia l'esterno che la seconda punta, probabilmente andrà a recuperare proprio il ruolo che fino adesso ha coperto Damian Sciacca, infatti si mette alle spalle come seconda punta rispetto a Doka Brent. Magari avrà qualche licenza in più col tiro dalla distanza. È un giocatore che sicuramente ha nelle sue corde questi tipi di conclusioni. Ombra a cercare Grifoni, trova però Redi che poi tocca e mette in out. Folloni Cagavorrano che tra l'altro nella fase di impostazione vediamo come faccia salire tantissimo gli esterni, lasciando Ombra, lasciando Dierna e Bruni proprio come al 2 contro 2 con gli altri attaccanti della Siena Lunghese. Qui buon break da parte di Pietro Battista che aveva intercettato il pallone, però poi termina direttamente in out. Bruni cerca, Tommasini che poi ha scambiato con il numero 8, però chiude bene la difesa rossoblu. Prova a ripartire il Folloni Cagavorrano con Lombardi, seguito da Trombesi.
Lombardi si gira bene, ma non passa sul break di Pietro Battista, che poi prova a verticalizzare per Tony Vasser. Chiude bene il numero 26 Valerio, che poi scambia con Apolloni. Ancora Valerio con il tacco, c'è Trombesi però con calma si accontenta della rimessa con le mani. Cercano sempre questo colpo di tacco i giocatori del Follonia Gavorrano, l'abbiamo visto spesso tentare questo tipo di fondamentale, non sempre riuscire proprio nel passaggio per il compagno di squadra. Attenzione il tacco da parte di Tomassini per il numero 32, vai, servito adesso da un compagno, vai, che può cercare il fondo, si guadagna il corner sulla deviazione di Meoni, l'ottavo corner per il Follonica Gavorrano, il secondo in questi della ripresa. Bravo Berardi in precedenza a cercare proprio questo pallone per Vai, che poi nell'uno contro uno non riesce a mettere il cross. Lombardi dalla bandierina a cercare dentro un compagno, attenzione la palla che rimane lì, allontana la difesa, può ripartire Mangiaratti, c'è anche Redi velocissimo sulla sinistra, lo deve servire adesso, servito corto, la palla che arriva lo stesso nei piedi di Redi, si rinnova il duello con Grifoni, Redi entra in area di rigore, va a cercare il destro, prova la conclusione, Grifoni che lo rimpalla, la palla che rimane però sui piedi di Nicolas Redi, che va a cercare adesso l'uno contro uno contro Apolloni, arriva adesso Meoni, con calma Redi, Apolloni su di lui, fa uscire la palla su Meoni e torna indietro da Fanetti a gestire il giro palla per la Siena Longhese con Menchetti. Ha perso un po' l'attimo prima Nicolas Redi, proprio nell'uno contro uno ha perso un attimo il passo. Pietro Battista Grifoni, che va a allargare ancora su Redi, accanto a lui a Tony Vasser, che adesso va a cercare di riempire l'area di rigore. Redi torna indietro da Meoni, adesso Redi è sull'out di sinistra, probabilmente tornerà sulla destra a fine azione. Pietro Battista prova a fare tutto da solo, se ne va a due avversari, ancora Pietro Battista, va a cercare il fondo, si accontenta del calcio d'angolo Pietro Battista. Corner anche per la Siena Longhese, che sta alla quota 6 in questo incontro. L'abbiamo visto un po' stanco Redi, che adesso scambia con Pietro Battista, su di lui lo sicco, Redi a cercare il cross, la palla toccata fuori, palla che arriva su Mangiaratti che prova la conclusione, per non rischiare termina qua l'azione sul fondo. Che aveva tempo Mangiaratti per poter concludere meglio verso la porta di ombra. C'è un cambio nella Siena Longhese, Mario. Sta per entrare Minocci, che rientra dopo lo stop subito nelle ultime due settimane causa un colpo subito contro contro l'Ornano Badese. Esce Doca Brent. Buona la partita, tutto sommato, da parte di Doca. Sporcata soltanto su quel colpo a botta sicura che poteva raddoppiare anche il suo tabellino personale. Insomma, è stato bravo nel primo tempo a realizzare il gol dell'1-0 in mezzo a due difensori del Gavorrano. Molto bravo il numero 9 della Siena Longhese quest'oggi. Siena Longhese che non dovrebbe cambiare sull'impostazione tattica, perché giocherà sempre con questo 4-4-2 con Tony Vasser come prima punta e Minocci un po' come seconda, che comunque avrà il compito anche di riempire il centrocampo. Intanto Valerio prova a verticalizzare, chiude Meoni, ancora il possesso per il Follonica Gavorrano quando è scoccato da 15 secondi il 31esimo. Dierna buttare la palla dentro a cercare Tommassini, si allarga su Apolloni, Apolloni va al cross in mezzo, Fanetti allontana, vediamo se Meoni riuscirà a tenere in campo, concede però una rimessa con le mani. Con le mani andrà proprio Valerio per Vai, scambia con il numero 26, il cross da parte di Valerio, Fanetti che allontana senza andare per il sottile, in pressione su Bruni, sta arrivando velocissimo Minocci, Grifoni con il destro a cercare Dierna che era rimasto là davanti, riesce a spizzare Menchetti, allontana, prima ad arrivare però è Lombardi contro Tenti. Lombardi a cercare il fondo, chiude Tenti, ultimo a toccare però è stato Marco Tenti, sarà corner per il Follonica Gavorrano. E adesso è normale che Follonica Gavorrano porti molti uomini in area di rigore, il cross dentro a cercare la palla che arriva su Vai, non controlla bene, riesce comunque a tenere il possesso della palla, Vai, il cross tagliato dentro, forte in mezzo, scivola il numero 8 del Follonica Gavorrano prima di calciare. Allora la Siena Longhese che allontana nella zona coperta da ombra, salito altissimo, che poi va a cercare lungo ancora un compagno,
Palla che arriva a Lombardi, dentro a Dierna con il tacco a cercare Tommasini. Minchitti mette una pezza da lontana. Può Al momento tirare un un sospiro sospiro di di sollievo. sollievo la Sinalonghese dopo questa azione continuativa del Follonia Gavorrano. Che ha calciato forte dentro quella palla con Vai. Palla che è arrivata nei piedi di Berardi, Che sul più che è bello è scivolato scivolato. proprio sul più bello. Per fortuna della Sinalonghese. Tommasini che riesce a spizzare per Dierna. Prova a scambiare con Tommasini, si continua a giocare, reclamano un fallo di mano e poi è andato giù Trombesi sul contatto con Apolloni. Si è fatto male anche Trombesi, rimane a terra anche Menchetti. Eh sì, qui Apolloni è entrato proprio fuori tempo su Trombesi, è andato a colpire il polpaccio del numero 8 della Sinalonghese. Attenzione, dolorante anche Menchetti che negli ultimi tempi ha sofferto anche di problemi agli adduttori. Infatti si sta Si toccando sta proprio gli toccando proprio, adduttori, sì, la zona. l'adduttore Sì, destro. sì. Si è aperto un po' di pubalgia il centrale della Sinalonghese. Infatti, non l'abbiamo visto proprio al meglio della condizione in queste ultime settimane. Sì, comunque ha affrettato il più possibile il ritorno in campo, visto Certo, visto comunque l'emergenza difensiva. sì, gli infortuni di Corsetti, Fanetti, Menchetti, insomma, stanno un po' pesando sulla fase difensiva della Sinalonghese. Invece per Trombesi si dovrebbe trattare soltanto di un colpo sul polpaccio già rialzato, aiutato anche da Meoni che è andato a stirare come se al momento del colpo sia venuto un accenno di crampo al Comunque giovane classe è la 2002. prima da 90 minuti, quindi insomma non è semplice. Si continua a giocare con la Sinalonghese che dovrà uscire con Menchetti della Sinalonghese che dovrà uscire viste appunto l'assistenza medica dopo il break. Punizione comunque per i rossoblù. Chiama un cambio intanto Marmorini, vedremo chi. Corsetti si è andato a scaldare il Corsetti perché qualora Menchetti non dovesse riuscire a continuare dovrà essere lui a subentrare al numero 6 della Sinalonghese, che se Menchetti mi sembra comunque sia in grado di poter continuare. Marini a calciare lungo a cercare Tony Vasser. Salta più alto però Dierna che gira su Bruni. Verticalizza Bruni subito sullo scatto di Tommasini. In posizione regolare Tommasini. È andato giù Tommasini il contatto con Tenti. C'è il cartellino giallo per Marco Tenti. Qui ha Prima munito rischiato anche tanto per Tenti, eh. la Sinalunghese. Qui ha E rischiato si tanto Tenti è fatto perché, male. sì. Si è fatto male Lombardi. Qui gamba davvero alta da parte del numero 3 della Sinalonghese, che è andato a colpire, se non ho visto male al volto, Tommasini. Sì, ha colpito Tommasini, non Lombardi, chiedo scusa. Ha colpito Tommasini che era lanciato da Bruni in posizione borderline sul fuorigioco. Stavo controllando fino all'ultimo proprio se la bandierina del primo assistente Antonio Nicolò si fosse alzata. Poi però è stato chiamato il fallo, giustamente, visto che appunto Qui ha Tenti, rischiato anche il qualcosina, mezzo rosso arancione, anche se cioè, anche se non Tenti. cattivo, Però gamba però molto comunque alta, ha gamba colpito molto al alta. volto l'avversario, insomma. Gioco pericoloso. E lo rivediamo Mario, rivediamo come quello che è successo proprio adesso. Bruni che controlla e poi va a lanciare lungo lo scatto di Tommasini in posizione regolare e poi Tenti che è andato a colpire per cercare di intervenire sulla palla, ha colpito direttamente al volto con la gamba alta il numero 11 del Follonica Gavorrano. Sarà punizione proprio per la formazione maremmana quando siamo al 36esimo di questo secondo tempo. Punizione da buona posizione per il Follonia Sì, Gavorrano ci sono su. diversi calciatori nel Follonica Gavorrano che potrebbero fare male. Lombardi, Losicco. Cioè 22-23 metri, insomma, un po' defilata, però è buona la posizione. Sulla palla proprio vediamo Losicco, Lombardi e il numero 6 Apolloni. Vediamo se chiameranno uno schema. Dierna che è andato a saltare, comunque ad infittire l'area rosso-blu. È rientrato anche Menchetti comunque. Intanto comunicazione. Tornato in campo anche il centrale della Sinalonghese. Barriera molto folta per Marini. Vediamo se 5 Apolloni. uomini davanti a lui. Così Apolloni intanto che si allontana dalla palla. sarà Lombardi l'incaricato di questa punizione. O Lombardi o Losicco. Va Losicco direttamente in porta. Vola Marini, ma la palla termina alta. Brivido qua per la Sinalonghese al 37esimo. Punizione calciata bene dall'Osicco che non scende davvero di poco. E pallone che termina di poco alto sulla traversa. C'era Marini sulla traiettoria. Comunque sia, direi che Losicco ha calciato veramente bene questa punizione. Dal fondo Federico Marini, a rinvio per la Sinalonghese a cercare un compagno, trova però Bruni.
Menchetti che controlla male, serve volontariamente Lombardi che ha servito dentro Tommasini. Tommasini, il tiro di Tommasini e il gol del Follonica Cavorrano. Ha segnato il now entrato Simone Tommasini, l'1-1, il classe 92 del Follonica Cavorrano. Errore da parte di Menchetti. Qui brutto errore da parte di Menchetti a centrocampo che ha spalancato la porta all'azione offensiva del Cavorrano. Tommasini bravissimo a resistere alla carica proprio di Tenti, a spostarsi il pallone sul destro e a infilare Marini al 7. È bravo perché ha resistito prima la carica di Tenti, al rientro di Fanetti, poi si ferma e con il destro va a piazzare sul secondo palo dove Federico Marini non può arrivare. E allora 1-1 qua al Carlo Angeletti tra Siena Longhese e Follonica Cavorrano. Siena Longhese che riparte con Vasseur, allarga su Mangiaratti, arriva la sovrapposizione di Meoni, chiama la palla Vasseur, servito, va giù con il contatto di Dierna, tutto regolare. Menchetti con il petto per Pietro Battista, fa scorrere la palla, prova ad allargare su Redi ma trova Grifoni e poi va ad allargare ancora su Lombardi, inseguito da Pietro Battista, ancora Grifoni che adesso gioca tutta fascia. Bruni prova ad allargare su Lombardi, la palla che va fuori. C'è un cambio nel file del Cavorrano, del Follonica Cavorrano, chiedo sì, scusa. Esce Bruni per Zini. Entra un difensore. Per un difensore, non dovrebbe cambiare nulla. Mister Cacitti sull'impostazione tattica. Buona la partita di Bruni, anche se negli ultimi minuti mi era sembrato un po' sottotono il numero 2 sì, del Follonica qualche Cavorrano. Errore da parte di Bruni. Autore comunque di un buon lancio nel primo tempo, proprio allo scadere per Lombardi. Insomma, partita sulla sufficienza quella decisamente del difensore, sì, del di Cavorrano. 1-1 quindi al Carlo Angeletti quando siamo al 39esimo e 40 secondi di questo secondo tempo. Tenti prova a verticalizzare su Vasseur, palla che arriva però nella zona di ombra che può controllare senza troppi problemi. Intanto si sta preparando Corsetti per la Siena Longhese. Forse prenderà proprio il posto di Menchetti. Ombra, rinvio lungo. Prova a saltare Menchetti che ha la meglio su Lombardi. Riesce a servire anche Redi. Tra due avversari, Redi, ultimo a toccare, è stato proprio Nicolas Redi. Sarà rimessa con le mani per il Follonica Cavorrano che adesso proverà l'assalto in questi ultimi 5 minuti. No, esce Trombesi. Esce Trombesi? Non me l'aspettavo questo cambio perché comunque Trombesi stava gestendo abbastanza bene la partita. Entra Corsetti, vedremo se cambierà qualcosa nell'impostazione tattica perché Corsetti chiama la difesa a 3 adesso. Chiama la difesa a 3 con... Passerà a un 3-5-1 la Siena Longhese. Esatto, con Corsetti che andrà a fare il centrale tra Fanetti e Menchetti, anche se chiaramente Tenti, anzi no, passerà con la difesa a 5 in questo caso, con Tenti e Meoni larghi sugli esterni. Sì, pardon, scusami. Losicco, cercare dentro Vai con la testa alla sponda per Lombardi. Si continua a giocare Menchetti per Redi. Ancora dietro da Tenti che va a verticalizzare su Tony Vasseur, bravo a recuperare, poi toccato duro da parte del numero 15, ne è entrato Zini. Sì, fallo netto su Vasseur che ci ha creduto su questo pallone, poi è stato bravo toccato. Vasseur ad anticipare sullo stop di Zini, poi giusto il fallo. Menchetti ad allargare per Meoni, costretto a tornare indietro sulla pressione di Apolloni. Minocci scambia con Fanetti. Prova a cercare lungo Mangiaratti, ultimo a toccare è Dierna, no, ultimo a toccare è Mangiaratti. E allora sarà rimessa con le mani per la formazione di mister Cacitti. Sì, si è fatto spostare troppo facilmente Mangiaratti su contatto dietro, con Dierna. Dietro non aveva sicuramente un boccone semplice, quello di Dierna, oltre all'esperienza, grande fisico. Ombra a rinviare lungo, Minocci. Recupera in maniera regolare Lombardi. Ancora Minocci prova a recuperare Mangiaratti su Losicco che poi va a verticalizzare per Vai, riesce a avere la meglio su Fanetti però trova Corsetti dietro e poi Fanetti che allontana però ancora Losicco, serve in qualche modo Vai con il petto, prova Apolloni che alza un po' troppo la gamba su Minocci, si continua a giocare, l'arbitro era molto vicino, allora Dierna torna indietro da Ombra che poi va a cercare Valerio con la testa, Apolloni, palla che rimane su Pietro Battista, c'è Redi largo a destra, servito adesso da Pietro Battista,
Ancora il duello contro Grifoni. Ready, entra adesso in area di rigore. Il cross morbido, la palla che arriva nei pressi di Meoni, allontana Valerio e poi vai, non va per il sottile e allontana nella zona difesa da Capitan Fanetti. Qui la Cinalonghese ha provato con tutti gli effettivi a portarsi alla ricerca del nuovo vantaggio. Beh, sì, in questo caso difende a 5 la Cinalonghese, ma attacca con la difesa a 3. E attenzione qua all'Osicco che prova a lanciare in velocità Tommasini, che ha già punito la difesa rossoblu. Tommasini, il cross in aria a cercare Lombardi. Lombardi, il primo controllo, il tiro, Marini! La parata di Marini non è finita. Riparte Pietro Battista per la Cinalonghese. Adesso si gioca a folate sia da una parte che dall'altra. Pietro Battista che va a verticalizzare per Tony Vasser. Chiude in qualche modo la difesa con del Follone Cagaborano, con Zini che poi è andato giù col contatto insieme che ha avuto con Vasser. In precedenza bravissimo Marini a rimanere sempre in piedi nonostante tutte le finte di Lombardi, che caccia comunque verso la porta del numero uno della Cinalonghese, che para bene. Sale Dierna in questa occasione. Follone Cagaborano che batte corto su Valerio. Valerio torna indietro da ombra, sale la pressione di Tony Vasser che permette a Valerio di recuperare ancora la palla. Si arrabbia giustamente Caciti che voleva questa palla scodellata nel mezzo. Meoni può recuperare, è rientrato intanto la difesa del Follone Cagavorrano. Meoni corto per Minocci, va a cercare dentro Mangiaratti, lo trova Mangiaratti, uno contro uno con Valerio, il cross in mezzo a cercare Tony Vasser, stacca più in alto Zini, Minocci sulla seconda palla, prova ad allargare su Redi, trova però Grifoni che allontana con la testa, prima ad arrivare Marco Tenti, ancora Redi, Redi tra due avversari, costretto a fermarsi, Lombardi e Grifoni su di lui, torna indietro da Tenti, che va a crossare con il sinistro sul secondo palo dove c'è Mangiaratti, il controcross, la palla in mezzo, allontana Dierna, prova il tutto per tutto la Cinalonghese, intanto ci sono crampi per Mangiaratti, sconsolato Marmorini in panchina, chiede... si è allungato nell'allungare la gamba, Mangiaratti gli è venuto un crampo probabilmente. Si è alzato intanto un giocatore per la Cinalonghese in maniera molto veloce per vedere se sarà costretto a entrare in cambio al posto, in campo al posto di Mangiaratti, che è ancora dolorante a terra. Sì, se non ho visto male è Ferretti che si è alzato insomma subito per riuscire a scaldarsi il più in fretta possibile. 4 minuti di recupero. 4 i minuti di recupero che ci separano al termine di questo match tra Cinalonghese e Follone Cagavorrano. Siamo adesso oltre il 45esimo di 20 secondi. Intanto guardiamo cosa fanno negli altri campi. Il Calcio Flaminia sta pareggiando 1-1 contro il Calnara, il Foligno 1-1 contro il Trestina, l'Ostia Mare ancora 3-0 sul Monte Spaccato, la Pianese 3-2 sul San Donato, la San Giovanese vince 2-1 sullo Scandiccia, ha pareggiato il Badesse 2-2. Grassina che vince 2-1 sul Tiferno e l'Aquila Montevalchi che sta vincendo 2-1 sul Trastevere. Ha ripreso il gioco con Minocci, va a cercare dentro Vasser, prova l'aggancio Zini con il petto e poi allontana a cercare lo scatto di Tommasini, trova però Menchetti, a questo giro pulito l'intervento da parte di Menchetti in due tempi, riesce a tenere il possesso e a servire dentro, poi rimane a terra Menchetti con, dopo il contatto con Tommasini, falloso da parte del numero 11 del Follone Cagavorrano. Punizione per la Cinalonghese quando è passato il primo minuto dei 4 concessi di recupero dalla terna arbitrale. Fanetti, Pietro Battista, Minocci non riesce ad agganciare, allora Polloni fa correre, vai, vai, inseguito da Pietro Battista, veloce il numero 32, si fa vedere dentro Tommasini, vai, il cross in mezzo, la palla che arriva su Lombardi con il petto, il tiro di Lombardi, la palla alta, brivido per la Cinalonghese al minuto 46 e 30 secondi, Angelo Lombardi stoppa con il petto, il cross da parte del numero 32, vai, e poi prova il piazzato, la palla che termina alta, la Cinalonghese che si salva e adesso va a effettuare un cambio, fuori Mangiaratti, dentro il numero 18 Ferretti, come hai visto tu, fuori un 2002, dentro un 2002. Direi che Lombardi fa pari con Doka Brent, insomma. Beh, due occasioni davvero molto simili, con i tiri terminati entrambi molto alti, sì, con situazioni molto favorevoli. Sì, forse quella di Doka Brent ancora più clamorosa, perché in quel momento Ombra era in uscita, quindi la porta era completamente sguarnita. Dierna intanto sbilanciato proprio dal neo entrato Ferretti. Sarà punizione per il Follone Cagavorrano quando sono passati 2 sul cronometro di questo recupero. Ancora 2 minuti da recuperare.
Losicco a calciare lungo, trova però Redi che può partire in velocità. Redi inseguito da Dierna, ancora Redi sgambettato da Dierna che non lo riesce a fermare. Poi Redi che si intrespa sulla palla, allora può ripartire il Follone Cagavorrano con Apollone che va a cercare Tommasini, su di lui Fanetti, la sovrapposizione di Apollone, Tommasini che però con la punta va a cercare di servire il compagno in maniera errata, ma abbiamo visto Redi che è andato via anche allo sgambetto di Dierna, che sì, sarebbe poi costato sicuramente il giallo al capitano del Follone Cagavorrano. Poi molto stanco, non è riuscito a completare forse anche un rimbalzo un po' passaggio, un po' poco simpatico. Minocci per Ferretti, scambia con Vasser, prova ad andare via ad un giocatore, si lamenta la panchina della Siena Lunghese, voleva un contatto con la mano, c'è Dierna ancora come sempre in chiusura che poi va ad allontanare, palla che esce sull'ultimo tocco da parte di Berardi con le mani della Siena Lunghese. Quando manca 30 secondi al termine del match, più eventuale piccolo recupero, visto Mangiaratti che era andato giù, visto il cambio di Ferretti, Meoni cercare lungo con le mani Toni Vasser, lo trova, su di lui c'è Valerio, ancora Vasser, prova a girarsi, non crossa subito Toni Vasser, ancora sulla palla, scambia con Meoni, non controlla bene il numero 2, poi va a effettuare il cross, ma la palla era già uscita, butta via l'occasione della Siena Lunghese quando è scattato adesso il 49esimo, probabilmente altri 30 secondi per via del campo. Andremo a vederli in questo match. Rinvio lungo, Ombra a cercare un compagno, tocca con la testa però Marco Tenti, ancora possesso per il Follone Cagavorrano. Zini a calciare lungo, a cercare Vai, Fanetti che lascia scorrere, però c'è il fuorigioco da parte di Vai e arriva il triplice fischio del direttore di gara Follone Cagavorrano, che ha recuperato sulla Siena Lunghese. Match che termina 1-1 sul primo tempo, sblocca Doca Brand, nel secondo tempo pareggia i conti Tommasini. Sì, un gol per parte, un gol per tempo, una bella partita soprattutto nel secondo tempo, quando il Follone Cagavorrano ha provato il massimo sforzo alla ricerca del pareggio. Una bella partita che forse non accontenta entrambe, perché comunque un punto per la Siena Lunghese che visti i risultati dagli altri campi probabilmente rimane ultima, insomma a pari punti insieme a Scandicci e Grassina, e un punto per il Follone Cagavorrano che forse perde un po' il treno dei playoff. E infatti Mario, andiamo a vedere come sono finite le altre partite negli altri campi, ricordiamo sempre che probabilmente qualche partita è sempre in corso di definizione, quindi risultati che potrebbero cambiare anche all'ultimo minuto. Per adesso il Calcio Flaminia comunque ha pareggiato in casa contro il Cannare, il Foligno che ha perso in casa 2-1 contro il Trestina, l'Ostia Mare che ha vinto 3-0 contro il Montespaccato, la Pianese che ha vinto 3-2 sul San Donato, la San Giovanese che ha vinto 2-1 sullo Scandicci, il Siena che ha pareggiato il derby contro il Lordano Badesso 2-2, il Tiferno che ha perso in casa 2-1 contro il Grassina, e questo è un risultato scomodo per la Siena Lunghese, vi diremo adesso perché, e il Trastevere che ha perso 2-1 contro l'Aquila Montevarchi, e questo ha riaperto veramente il campionato per quanto riguarda diciamo la corsa alla Lega Pro direttamente. Dicevamo, risultato scomodo per la Siena Lunghese perché adesso si trova all'ultimo posto in classifica, chiaramente a pari merito del Grassina e dello Scandicci, entrambi a 22 punti come la Siena Lunghese, ma con la differenza che la Siena Lunghese ha gli scontri diretti a sfavore rispetto a Grassina e Scandicci. Sì, dovrà sempre giocare comunque il ritorno, ricordiamolo, qui al Carlo Angeletti contro lo Scandicci. Quindi insomma ancora tutto da definire, però insomma questi 22 punti vanno insomma analizzati in una certa maniera. La Siena Lunghese dovrà fare obbligatoriamente altri punti, ora ci sono 2 settimane in cui potrà recuperare sicuramente gli infortunati, mettere benzina nelle gambe per cercare di affrontare al meglio questo ultimo rush finale che ci porterà insomma alla definizione del campionato. Sì, hai detto bene Mario, ci sono adesso 2 settimane in cui la Siena Lunghese potrà recuperare anche gli acciaccati, nonostante non sembrasse ready così tanto acciaccato, però ricordiamo che è da domenica scorsa che non è al top della condizione, visto un persistente dolore alla schiena che lo ha costretto mercoledì a non scendere in campo contro il San Donato, e adesso in queste 2 settimane
ci sarà spazio ai recuperi per pareggiare quelli che sono i conti in classifica. Quindi tra due settimane, quando la Siena Lunghese e comunque tutte le squadre torneranno a riprendere il cammino verso la fine di questa stagione, avremo una classifica definita al pari merito delle giornate giocate. Sì, di queste tre in fondo credo sia soltanto il Grassina che abbia una partita da recuperare, però insomma è un Grassina che tra l'altro nelle ultime settimane molto ha avuto in ripresa, un grande exploit, una grande ripresa, e lo avevamo visto qua proprio contro la Siena Lunghese, insomma, che stava bene. È stata un po' la vittoria della svolta che ha permesso insomma al Grassina di riportarsi e prendere un po' fiato sull'ultimo posto in classifica. Per la Siena Lunghese il prossimo impegno, che si vedrà come dicevamo tra due settimane, il 9 maggio, sarà una partita molto difficile in casa dell'Aquila Montevarchi, mentre invece il Follonica Gavorrano il 9 maggio ospiterà il Calcio Flaminia. Ma il Follonica Gavorrano che in queste settimane tornerà prima in campo perché ha da recuperare un match, se non ricordo male, proprio contro il Lornano Badesse. Sì, esatto. Signore e signori, grazie a tutti di essere stati con noi. Siena Lunghese pareggia in casa 1-1 contro il Follonica Gavorrano. Una buona serata da Francesco Benincasa e Mario Zevolini.